Grazie. Dunque, perdonerete se resto qui seduta dal posto a parlarvi, spero che per voi sia lo stesso, ma ho preparato una presentazione che vorrei scorrere con una certa velocità per rimanere, e ho bisogno del monitor per rimanere, diciamo, nei tempi e anche nella linea che ho progettata. Intanto ringrazio per questo invito. Il mio intervento ovviamente è dal lato del dirigente scolastico, quindi non mi permetto di competere con le qualificate relazioni che mi hanno preceduta di esperti del mondo delle biblioteche scolastiche da diversi punti di vista, però posso, credo, dare un contributo interessante portando appunto un po' un resoconto di ciò che sta accadendo in questo momento particolare nelle scuole e quindi come si colloca una riflessione ragionata e un'azione concreta a favore della valorizzazione delle biblioteche scolastiche in questo momento di grande novità e di grande cambiamento che, come diceva bene il professor Cavallarin prima, potrebbe anche suscitare, e in certi casi accade proprio esattamente questo, ansia e resistenza e quindi il tentativo di, lui usava un'espressione molto efficace, il tentativo di aggirare la norma, insomma, e fare come si è sempre fatto, e invece credo che sia un momento molto fertile di possibili innovazioni e cambiamenti. Quindi mi permetterete, sia pure velocemente, e lo faccio con l'aiuto di queste slide, di contestualizzare, cioè che cosa sta vivendo in questo momento la scuola. Immagino di avere per la maggior parte persone che mi ascoltano che sono docenti di scuola e quindi stanno vivendo sulla propria pelle, forse senza riuscire poi a ricondurre ad unità tutti i cambiamenti che stanno avvenendo e che trovano la loro radice in un piano imponente che è un progetto paese, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui sentiamo continuamente parlare, che ha, diciamo, che prevede un finanziamento enorme per il paese intero, salvo poi la ridiscussione che è in corso con la Commissione Europea, un piano enorme a favore dell'intero paese che deve risollevarlo dalla crisi determinata dalla pandemia. Ci siamo trovati durante la pandemia e anche subito dopo a ragionare con sempre in convegni di questo tipo ai quali ho avuto il piacere di essere invitata da Luisa sulle difficoltà che hanno attraversato le biblioteche proprio a causa della pandemia. Questo piano contiene, secondo me, molte iniziative che vanno nella direzione di risolvere quelle che erano le criticità già presenti nella scuola prima della pandemia e anche di valorizzare all'interno delle scuole il ruolo delle biblioteche scolastiche. Quindi ci sono le opportunità di fornire ai nostri ragazzi una educazione di qualità, andando a cercare di risolvere i problemi fondamentali, uno dei quali è la dispersione scolastica, l'altro è il basso livello di competenza che si raggiunge in uscita dei nostri percorsi formativi e quindi dare ai ragazzi dei profili che consentono un inserimento proficuo all'interno della società, nella prosecuzione degli studi, nel mondo del lavoro. Sappiamo che nella scuola l'investimento è considerevole ed è un investimento che la scuola prima d'ora non aveva mai visto e credo di poter anticipare che non lo vedrà neppure mai più in futuro. E quindi sarebbe davvero colpevole non utilizzarlo al meglio, però l'utilizzo di questi investimenti non è cosa affatto semplice, non lo è in altri settori, penso ai comuni che sono in grave ritardo e non lo è affatto semplice neppure per le scuole, che sono quelle realtà complesse che sono state anche delineate dagli interventi precedenti, che si reggono in gran parte sulla buona volontà delle persone che lavorano e che spesso sono anche con organici sottodimensionati rispetto a quello che sarebbe necessario per l'andamento normale, figuriamoci quando il piano straordinario come quello del PNRR deve trovare gambe. Un piano che, come vedete qui, prevede 6 riforme e 11 linee di investimento che centrano le biblioteche in questo. Ecco, adesso nello scorrere velocemente queste slide vi voglio sottolineare laddove noi dirigenti ci possiamo inserire e sfruttare risorse e opportunità anche in favore delle biblioteche. Queste sono le 6 riforme. Le 6 riforme l'Italia aveva l'obbligo di realizzarle entro il dicembre del 2022 per raggiungere le famose milestone e target che sono imposte dal progetto. Sono state realizzate nel senso che sono state definite le norme generali, ma poi l'attuazione è tutta da mettere in piedi. Penso per esempio alla riforma dell'orientamento che sta in questo momento proprio
dando molto lavoro ai colleghi di docenti, ai consigli di classe, ai singoli docenti, un lavoro di progettazione dei famosi moduli di 30 ore di orientamento che dovranno essere realizzati, che sono il cuore della riforma, perché qualunque riforma nella scuola passa attraverso gli insegnanti, non c'è nulla da fare, cioè, le norme possono disegnarla, ma se gli insegnanti non se ne fanno carico non cambia nulla, ed è quindi fondamentale investire sulla professionalità degli insegnanti. Quindi penso alla riforma dell'orientamento, penso alle difficoltà che sta ovviamente creando nelle scuole, così soltanto per fare il quadro qualche cenno: l'individuazione delle figure dei tutor, l'individuazione delle figure degli orientatori, sono delle figure che la norma introduce, sono delle figure ben definite con dei precisi compiti, però ahimè come per i bibliotecari poi non sono strutturate. Per cui, vado per analogia, no? Un po' il problema che abbiamo per il bibliotecario. Il bibliotecario potenzialmente esiste nelle scuole in cui c'è una persona dedicata che magari proviene da altri compiti e poi viene distaccato al servizio della biblioteca, in tante scuole invece non esiste proprio, però non c'è una figura nell'organigramma di una scuola che debba essere, cioè non c'è un posto di organico per il bibliotecario, così come non c'è un posto in organico per il tutor è un incarico aggiuntivo che viene dato. La sfida è che, è quello che diciamo noi di ANP da sempre, la sfida è che prima o poi il legislatore comprenda che in un'organizzazione complessa come quella della scuola alcune figure di sistema vadano istituzionalizzate, riconosciute, contrattualizzate. Lo dico per i tutor, ma l'abbiamo detto tante volte per il bibliotecario. A nostro avviso ci sono dei ruoli all'interno della scuola di responsabilità, dobbiamo avere il coraggio di definire e differenziare. Questa parola differenziare all'interno della comunità scolastica fa tanta paura perché pare che i docenti debbano essere tutti uguali in una visione piatta della comunità che non esiste da nessuna parte, perché bisognerà pure valorizzare chi si prende il compito con questa grande buona volontà che stamattina abbiamo così ben descritto e raccontato di assumere ruoli importanti. Quindi abbiamo parlato tutor, orientatore, moduli di orientamento, l'iportfolio, piattaforma unica, richiamo soltanto per dare un'idea. Poi abbiamo avuto grandi stanziamenti, quello che mi interessa sottolineare, ve li metto tutti a video, ma è quello sulle scuole 4.0, perché è quello che nel creare ambienti didattici innovativi in tutte le istituzioni scolastiche è quello nel quale possiamo ritagliare finanziamenti per dare nuova vita alle biblioteche, creando quegli ambienti di apprendimento innovativi di cui abbiamo anche parlato con le semplificazioni interessanti, che immagino poi ne vedremo anche altre nel proseguo di questa giornata. Quindi ci sono le risorse per creare ambienti didattici innovativi, perché non fare della biblioteca uno di questi, ma in tante scuole sta anche succedendo, perché l'investimento è considerevole. C'è dal punto di vista del dirigente, perché io ve la racconto da questo punto di vista, però magari alcuni di voi sono anche collaboratori del dirigente, figure di staff, e quindi sanno bene quello che accade. C'è la necessità di spendere entro una scadenza queste considerevoli somme, non è neppure facile, perché la questione del codice dei contratti, seppure semplificato, insomma, ha dei suoi vincoli. E poi fortunatamente è stata richiesta fortemente dalla ANP, c'è stata anche una proroga, quindi siamo ancora, questa proroga è un punto di vista positivo, c'è ancora tempo per intervenire su questa materia, perché appunto il piano scuola 4.0 prevedeva questa azione 1, che è questa della trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento. E noi sappiamo che l'innovazione didattica a scuola passa proprio da questo concetto dell'ambiente di apprendimento, inteso non soltanto come spazio, che pure è fondamentale, ma come un oggetto che si definisce in maniera multidimensionale, con lo spazio ma anche con gli arredi che vengono inseriti in questo spazio e che corrispondono alle scelte metodologiche che si fa. Quindi gli arredi servono per creare un ambiente caldo, ma anche per creare un ambiente attivo. Quindi scegliere un arredo non è soltanto un fatto di architettura di interni, è un fatto di metodologia didattica che si decide di adottare. Se vogliamo fare un debate, per esempio, creeremo delle tribune l'una opposto all'altra. Se vogliamo fare dei circoli, del circle time, metteremo delle sedie mobili che ci possono consentire arredi flessibili. Quindi ci vuole competenza metodologica, ci vuole ovviamente l'idea di mettere al centro gli studenti e di formare continuamente gli insegnanti. E da questo punto di vista noi sappiamo bene che la biblioteca è
per sua definizione un ambiente di apprendimento. E qua vi riporto insomma il passaggio delle linee guida in cui questo è citato esplicitamente. Quindi c'è un nesso logico forte tra l'innovazione che sta attraversando la scuola e ciò che noi vorremmo che diventasse la biblioteca. Quindi investimenti infrastrutturali da una parte, ma investimenti in competenze dall'altra. Se ne parla meno ancora, ed è un disallineamento che non giova, perché bisognerebbe prima formare le competenze e poi usare le risorse economiche per creare gli spazi, gli ambienti, gli arredi. Paradossalmente però noi nella scuola procediamo sempre al contrario, o anzi si procede simultaneamente per quel che riguarda la norma, però comperare è più veloce che non formare, perché la formazione è un processo lungo, quindi già solo pianificarla, progettarla e poi realizzarla non è che ti do un'informazione breve, una giornata immersiva, ci vogliono dei tempi. Quindi la formazione partirà, penso per esempio all'investimento nuove competenze e nuovi linguaggi. Le scuole hanno ricevuto, con nota dello scorso 24 ottobre, comunicazione delle linee guida per le discipline STEM. Quindi le scuole hanno ricevuto, ve l'ho messo in rosso proprio per evidenziarvelo, dei fondi, sono i decreti dello scorso aprile, i decreti ministeriali 65 e 66. C'è stata una ripartizione dei fondi sulle scuole relative ai due investimenti, l'investimento per la formazione sulla transizione digitale, che pure può essere finalizzato ad un uso avanzato della biblioteca, e i fondi invece destinati al potenziamento delle competenze nelle discipline scientifiche, competenze che sono fortemente richieste dal mondo del lavoro, che comunque, quando anche il ragazzo non abbia già l'idea di essere indirizzato verso quel tipo di professioni, servono comunque come competenza di lettura della realtà, che è fortemente pervasa dell'innovazione scientifico-tecnologica. Allora, le linee guida per le discipline STEM, qualcuno di voi avrà già avuto il tempo di leggerle, per qualcun altro sono un appuntamento imminente, consentono di prevedere iniziative di formazione per i ragazzi, ma anche iniziative di formazione per gli adulti della scuola, per gli insegnanti. Quindi all'interno di questa linea di investimento possiamo progettare noi dirigenti scolastici, non da soli, perché il dirigente scolastico da solo non può fare nulla, ma insieme a quel team di docenti che collabora e che ha questa grande buona volontà di mettere a disposizione le sue competenze, progettare all'interno del piano formativo della scuola percorsi per innovazione tecnologico-didattica, percorsi per il potenziamento delle competenze nelle discipline STEM, percorsi che possono andare nella direzione di dare una nuova centralità alla biblioteca e che devono essere, lo si diceva nella pausa con qualcuno, destinati non soltanto alle figure di responsabilità, ma a tutto il corpo docente, perché l'utilizzo vero di una biblioteca in una scuola ci sarà solo quando, neppure quando c'è un bibliotecario competente, professionista, stabile e continuo, solo quando il docente capisce che la biblioteca è una risorsa didattica, trova nella biblioteca quegli strumenti e quei materiali, che possono essere cartacei ma possono essere anche digitali, di cui sa di potersi avvalere nell'attività con i suoi ragazzi. Poi questa biblioteca può essere collocata in uno spazio preciso e definito, può anche essere distribuita, ci sono tanti esempi nel nostro paese di scuole in cui la biblioteca è distribuita negli ambienti di apprendimento, quindi c'è un fondo principale in uno spazio, oppure non c'è più neanche quello spazio perché è servito, perché gli studenti erano molti e quindi è stato sacrificato anche questo spazio, diciamocelo, però il patrimonio non è stato disperso o dismesso, ma è stato distribuito nei vari ambienti di apprendimento di cui si costituisce la scuola. Insomma, le soluzioni creative sono tante quelle possibili, ovviamente per progettarle ci vuole la condivisione del progetto e ci vuole la collaborazione dei docenti competenti che sono presenti in tutte le scuole. E quindi ci vogliono percorsi di formazione. Si parlava della biblioteca come laboratorio, bisognerà però che gli insegnanti abbiano le competenze per una didattica attiva e laboratoriale. A quanto ci risulta, queste competenze sono possedute in media, ad essere ottimisti, da un 20-30% della popolazione docente del nostro paese, perché
le indagini ci dimostrano, e ne facciamo di continuo noi e altri soggetti che fanno ricerche sul mondo della scuola, la didattica prevalente che viene svolta nelle nostre aule è una didattica di tipo trasmissivo. Quindi nei convegni ragioniamo sempre della necessità di innovare la didattica, di puntare sull'arricchimento con le nuove tecnologie, di puntare su una didattica che metta al centro i ragazzi e che si avvalga di aule e laboratorio. Bisognerà però che queste competenze per condurre questo tipo di didattica siano possedute da tutti gli insegnanti, e la chiave è ovviamente la formazione. La formazione che deve essere quella in ingresso, ma deve essere anche quella continua. Allora permettetemi una parentesi: sappiamo bene quanto non sia facile fare formazione al personale della scuola, perché si forma chi si vuole formare, non c'è un obbligo di formarsi. Il professionista della scuola paradossalmente non ha l'obbligo di formarsi, non ce l'ha per contratto, perché è lì che sono gli obblighi, no? Quindi è un professionista, il professionista le sue competenze le deve aggiornare, il bibliotecario ma anche il docente qualunque, no? È una professione che richiede di stare continuamente al passo coi tempi e quindi di formarsi continuamente. Tuttavia, è un tema che ci preoccupa molto, ed è quello del prossimo contratto del comparto scuola, che al momento è firmato in ipotesi e che nelle prossime settimane, forse mesi, sarà firmato in via definitiva. Se ne parla, quindi penso di non dire nulla che vi suona nuovo nelle orecchie. La formazione che la legge 107 aveva detto obbligatoria e strutturale, ma nessun contratto aveva detto come la dovevamo fare, quando, per quante ore, adesso si dice dentro le 40 ore più 40, cioè quelle in cui si fanno le riunioni degli organi collegiali, in cui si fanno le altre attività. Allora noi ci chiediamo, stiamo dichiarando definitivamente che la formazione non la facciamo a scuola, però nello stesso momento stiamo dando alle scuole tutti quei soldi che vi ho mostrato prima per fare formazione, con l'obbligo per il dirigente, non so quanti di voi questa cosa la riflettono, con l'obbligo per il dirigente di spenderli, perché un dirigente di una qualunque amministrazione dello Stato, ma anche di qualunque organizzazione privata, se c'è una norma che gli dice che deve fare una, un'attività, che deve avviare un'innovazione e che deve spendere alcuni soldi, quello per lui è un obiettivo professionale ed è passibile di responsabilità se non lo consegue. Quindi il dirigente ha questi obblighi, ma non ha la possibilità di indurre le persone che se ne devono far carico di attuarli. C'è una via di uscita, intanto nella buona volontà di quelli che invece stanno aspettando questa formazione con grande interesse, come voi, ce n'è una sala piena e ce l'abbiamo davanti, di sabato mattina. Però non basta, dovrebbe diventare pervasiva, quindi dovremmo arrivare alle 8.000 scuole del paese. Le scuole 8.000 sono del paese, forse si riferiva per la Lombardia la dottoressa ai punti di erogazione del servizio, che sono 42.000 nel paese, e quindi se ogni punto di erogazione deve avere una biblioteca, pensate a quante biblioteche, perché così dovrebbe essere, no? Perché il bambino che va nel plesso sperduto di campagna non deve avere un po' del patrimonio librario della biblioteca? Quindi noi dovremmo avere non 8.000 biblioteche in Italia, dovremmo avere 42.000, perché i punti di erogazione del servizio sono tanti, così come ho detto, perché ogni scuola è complessa, anche perché sono poche le scuole, quelle di centro città, che hanno una sede, due sedi. Tante scuole nelle province hanno fino a 12-13 plessi, e lì la questione anche della gestione è complessa. Bene, quindi dicevo, la via di uscita c'è, e non è soltanto nella volontarietà, ma è nel fatto, sembra, che il ministro sta dichiarando che avrebbe individuato risorse per valorizzare chi intende formarsi. Quindi c'è un obbligo professionale, ci sono dei fondi, ci sono dei percorsi di formazione che sono in via di progettazione, che le scuole progetteranno anche autonomamente o con i poli formativi che abbiamo sui territori. C'è anche questa ipotesi che è stata comunicata, quindi come l'ho sentita io l'avrete sentita anche voi, di valorizzare economicamente, perché la valorizzazione passa attraverso il riconoscimento contrattuale, che poi porta a scatti stipendiali, oppure attraverso fondi accessori, vedremo come, di valorizzare il personale che si forma. Sarebbe una via di uscita, stiamo aspettando di vederla realizzata, ma ovviamente è molto importante. Vi richiamo anche l'investimento sui divari, che è un altro progetto molto complesso che le scuole stanno attuando,
molto complesso perché serve per contrastare la dispersione scolastica e quindi mette a disposizione i fondi per attività di coaching, di mentoring, di tutoring che hanno bisogno di un luogo dove essere realizzati. E quindi io ho sempre la biblioteca, non sto uscendo fuori tema, ho sempre la biblioteca in mente. Quindi siamo in conclusione in un momento veramente denso di cambiamenti possibili. Quello che dobbiamo evitare è che questo cambiamento generi ansie e resistenze, perché per condurre in porto tutta questa progettualità invece bisogna essere determinati e sicuri e andare avanti con forza tutti quanti insieme. Il dirigente ha la responsabilità di governare tutto questo cambiamento e ha a disposizione tante risorse materiali in questo momento, tanti soldi quanti, vi dicevo, non siamo stati abituati a gestire finora, e ha le possibilità, diciamo, di flessibilità operativa che vengono dall'autonomia scolastica, che può sembrare una complessità, ma è anche diciamo, una ricchezza, una possibilità che ha la singola scuola di costruirsi l'innovazione di cui ha bisogno. Quindi non tutte le scuole devono fare tutte la stessa cosa, ma nell'ambito di linee guida generali ciascuna scuola può progettare la sua visione di innovazione e lo può fare se c'è un gruppo di docenti esperti che ragionano insieme e tirano fuori un progetto che poi possono realizzare con tutti questi fondi. E quindi il dirigente può operare correttamente se ha a disposizione queste risorse professionali che sono appunto i docenti. E il dirigente, come gestore delle risorse umane della scuola, ha questo obbligo di far, diciamo, sentire il cambiamento come una necessità, sentire l'innovazione come una necessità. Non è un fatto banale, perché è più frequente che la scuola senta questi cambiamenti come un peso, come un costo ulteriore in termini di energie e tempo da dedicare. Però io spero di convincervi con questa mia breve rassegna dell'attualità del fatto che è veramente un'occasione imperdibile. Io a volte dico, quando si ragiona anche con dei colleghi, se perdiamo questa partita per innovare la scuola e dare quell'efficacia di cui i nostri ragazzi hanno diritto, ci dobbiamo rassegnare definitivamente, perché veramente adesso non ci dobbiamo lamentare e dire non ci sono fondi, non ci sono risorse, c'è tutto quello di cui potremmo avere bisogno. Allora ecco, vengo alla conclusione, e cioè mi ricentro sul tema biblioteca scolastica. La biblioteca scolastica è un ambiente di apprendimento per eccellenza. Una volta che la scuola si doti di questo arricchimento professionale degli insegnanti, di questo arricchimento strumentale, quando parlo di strumenti parlo di strumenti tradizionali e di strumenti innovativi, quando parlo di persone non mi limito ai bibliotecari ma allargo a tutto il personale docente, anche a quelli che assumono il ruolo di tutor nei diversi contesti di innovazione e di riforma di cui abbiamo visto rapidamente poco fa. La biblioteca quindi può essere un luogo dove si costruiscono esperienze di apprendimento, è stato detto molto meglio di me, quindi io accenno soltanto che sono basate sull'indagine, che consentono di sviluppare le competenze innovative per gli studenti, ma anche per gli insegnanti e anche, perché no, per la comunità di riferimento, cioè aprire la scuola al territorio e mettere al centro di questa apertura i locali di una biblioteca significa anche avere un dialogo continuo col territorio che può essere una ricchezza per la scuola e viceversa la scuola può essere una ricchezza per il territorio. Ci sono dei territori molto deprivati in cui la biblioteca scolastica può giocare un ruolo sociale e culturale davvero molto importante. La biblioteca è quel luogo dove si può realizzare quel salto tra un apprendimento passivo e un apprendimento attivo. Per esempio i concorsi di lettura a cui faceva riferimento il professor Cavallarin trovano spazio nelle aule didattiche generali, diciamo così, ma poi il fulcro può essere proprio, il coordinamento di tutta l'attività può essere proprio realizzato nell'ambiente biblioteca. La biblioteca può essere uno spazio di riflessione orientativa. Questa riforma dell'orientamento prevede la realizzazione di moduli su cui le scuole stanno riflettendo proprio in questi giorni, in queste ore, perché adesso si deve quantomeno mettere l'impianto generale di questa progettualità all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa. Circa l'attuazione non abbiamo urgenza, l'importante è che entro il termine dell'anno scolastico queste 30 ore siano poi materialmente realizzate, ma non è come per l'innovazione dell'educazione civica
non è una disciplina con voto trasversale che deve trovare spazio in un orario settimanale, no. Ci possiamo permettere anche la flessibilità di decidere che queste 30 ore le realizziamo concentrate in un periodo dell'anno scolastico da gennaio in poi. Quindi ci possiamo prendere anche il lusso, visto che non ci sono obblighi temporali se non la scadenza dell'anno scolastico, di riflettere bene, di non vanificare la portata di questa riforma, di pensare anche a collaborazioni esterne. Perché dico questo? Perché magari il prossimo anno gli insegnanti saranno tutti più formati e quindi capaci di realizzare questa riforma dell'orientamento con le loro energie. Adesso però, quando la formazione ancora non parte, ipotizzare di avere soggetti del terzo settore o dell'università, esperti di orientamento che ci diano una mano, forse può essere un modo per facilitare l'attuazione di questa riforma. Quindi metterei anche la biblioteca al centro di questa esigenza contingente. E poi ho sentito parlare anche di benessere in un intervento di questa mattina. Avevo, diciamo, questa slide mi era stata suscitata da una lettura su una rivista di manager del commercio, pensate un po'. Quindi anche i manager di settori totalmente distanti da noi parlano della biblioterapia, cioè di mettere il libro al centro anche di un processo che riporti benessere nelle persone, perché il leggere una storia, l'immedesimarsi in una storia di un altro protagonista può essere un efficace strumento per riflettere su se stessi e per riacquisire un benessere che tutte le esperienze di vita che stiamo attraversando in questi anni mettono a repentaglio. Pensiamo a quanto questo sia vero per i nostri ragazzi e sentiamo continuamente parlare della difficoltà da parte del docente non tanto di far progredire i ragazzi nelle proprie discipline di insegnamento, ma proprio del tenere a bada la classe, a instaurare un dialogo efficace. Molta parte del tempo viene proprio speso nel tentare di ricondurre al dialogo didattico la classe, perché noi diciamo, in maniera semplificata, i ragazzi oggi sono più difficili, ma siamo tutti più difficili, perché tutti veniamo fuori da un'esperienza devastante che ha lasciato tracce indelebili nella nostra psicologia. Quindi la biblioteca, paradossalmente, e ci sono studi scientifici al riguardo, può essere anche un luogo da mettere al centro in un processo di benessere sociale per gli individui della scuola, i giovani e anche gli adulti, perché il benessere degli insegnanti non è cosa di cui possiamo, diciamo, disinteressarci. Io arrivo a dire anche il benessere dei dirigenti scolastici, consentitemelo, perché diciamo, la pressione della responsabilità nel sapere di voler fare il massimo nello sfruttare queste opportunità in una situazione così complessa mette anche, diciamo, in crisi la stabilità emotiva anche dei dirigenti scolastici, tanto che, non so se lo sapete, ma nell'ultima emissione il ruolo dei dirigenti scolastici sulla coda delle graduatorie dell'ultimo concorso, adesso è imminente il prossimo se qualcuno di voi dovesse interessare, ma nelle code non era mai accaduto prima che ci fossero dei numeri significativi di dirigenti che dopo il primo anno di esperienza o anche prima della conclusione del primo anno chiedessero di essere rimessi nei ruoli della docenza. Questa è una testimonianza plastica di quanto sia diventata complicata anche la nostra professione, di quanto sia cambiata, perché magari dei docenti hanno pensato di abbracciare questa nuova professione, anzi io vi invito perché ce n'è un grande bisogno, ci sono troppe reggenze nel nostro paese, cioè posizioni scoperte per le quali i nuovi dirigenti servono, però si deve sapere, insomma, che così come la professione docente è diventata più complessa, anche quella dirigente, quindi ci vuole una strutturazione anche psicologica importante. Ecco, mi sembra anche significativo dare questo ulteriore spunto, la biblioteca è al centro anche di un processo di benessere per la scuola. Allora il dirigente cosa può fare? Questo, diciamo, è l'impegno che all'interno della comunità dei dirigenti, e io sostengo anche attraverso il confronto, e cioè di non dimenticare mai che l'importanza della biblioteca, di non commettere l'errore di pensare che sia un luogo trascurabile, sacrificabile, e quindi di investire sia sulla formazione del personale sia nell'arricchimento di questi ambienti. E lo possiamo fare, l'abbiamo detto prima, utilizzando proprio le opportunità del piano di formazione che è da progettare con le risorse che ci sono.
Dopodiché, quando tutto questo finirà, perché al 2026 questo piano straordinario finirà, bisognerà sempre avere in mente che l'investimento che è stato fatto dovrà trovare in qualche forma una continuità anche operativa. Quindi nel programma annuale della scuola ci vuole un investimento continuo nel mantenere sia le competenze degli insegnanti sia l'aggiornamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche. Qui, ma l'ho anticipato, richiamavo il fatto che la biblioteca può anche essere un ambiente di apprendimento integrato negli spazi, quindi la possibilità di pensarla distribuita all'interno degli spazi scolastici, e richiamavo ancora una volta il ruolo che la biblioteca può giocare addirittura come spazio in cui si realizza la formazione degli insegnanti. Cioè, se la biblioteca è un ambiente di apprendimento davvero così arricchito di opportunità, la formazione degli insegnanti, invece di farla nell'aula mettendo gli insegnanti sui banchi il pomeriggio per fare la formazione, viene molto meglio all'interno di un ambiente così bello come lo pensiamo, quale è quello della biblioteca scolastica. L'ultimo passaggio, anticipato prima anche questo, non semplice ovviamente, perché richiede poi anche delle risorse di personale che siano disponibili, ma con la collaborazione con i comuni forse si può anche riuscire ad integrare queste risorse di personale, la possibilità di fare della biblioteca un centro culturale per il territorio. In questo modo, trovando poi, quando i finanziamenti disponibili in questo momento così roseo non ci saranno più, una continuità di risorse, anche avvalendosi della disponibilità di soggetti esterni che ci tengono, specie nelle piccole località, nelle località di provincia, a investire. Abbiamo degli esempi ottimi di scuole che sono scuole innovative non da adesso per il PNRR, ma da tempo, anche proprio qui in Lombardia, perché la comunità locale tiene alle sue scuole, e quindi anche stakeholder aziendali o amministrazioni pubbliche locali ci tengono ad un investimento su quella scuola, perché è la scuola dei propri figli, perché è la scuola che qualifica quella comunità. Io termino qua e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, ringrazio Bruno dell'ospitata. Allora, facciamo subito un sondaggio analogico, cioè per alzata di braccio. Chi conosce le equip formative? No, e questo è il ringraziamento, cioè l'occasione che appunto ci ha dato Bruno per farci conoscere. Allora, inizierei con questo video, un video che girava una quindicina di anni fa, infatti la qualità non è il massimo, è uno sketch norvegese, ci sono sottotitoli in italiano, quindi tranquilli. C'è ben poco da dire, c'è solo da guardarlo, e poi si chiama servizio assistenza, help desk, lo diremmo oggi. Lo dire Ansgar? Ja, där är jag. Ja, så bra. Okej. Okay. Ja, hej du. Jag fattar. Hej du. Ja. Ja, vad gäller det? Ja, det är det här. Ja, vill du sitta? Tack. Ja. Jaha. Ja, så den jag har inte fått gjort någonting hela förmiddagen. Ja, nej, jag beklagar att det tar tid alltså, känner vi håller på att lägga om till ett helt nytt system, och då ska alla ha hjälp på en gång. Ja. Så du kommer inte in i den eller? Nej, den bara ligger där. Okej. Okay, har du försökt att öppna den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant ikke. Du har hoppet på en vann? Nei, det skal være fort gjort, det kan vi se. Du bare gjør... Der. Sånn, ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i ett og ett ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side, sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde, sa. Ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så
fortsette den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er lukket her, ligger alt lagret inni der. Ok, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, alt ligger lagret inni her nå, ja. Da må du i tilfellet sette fyr på hele greia, det kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det har gått hele tiden. Bra, gutt? Ja, ja, men du, en TV før det går. Ja. Jeg bare går gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, okay. Og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, og sånn ligger det helt. Ligger, ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Hitt det. Kjempefint. Ja, flott det. Nei, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Du åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, du åpner fra den siden der. Sånn. Der. Det er den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og som brukerveiledning til sikkert den der. Der vet du. Å ja, den ja. Det står alt sammen. Ja, ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Mm. Får den ikke opp? Hvorfor skal du åpne den? Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Spero vi sia piaciuto. Allora, l'equipe formativa... della Lombardia, ma noi facciamo riferimento al Ministero, siamo attualmente... Oh, cos'è partito? Togliamo di mezzo il video forse, eccolo qua. Allora, noi siamo diciamo, uno spin-off del Piano Nazionale Scuola Digitale, nasciamo con la legge sulla buona scuola, nasciamo nel 2019, siamo un gruppo di docenti esonerati dal servizio e siamo a disposizione delle scuole per aiutarle e supportarle nella transizione al digitale. Siamo al quinto anno, siamo in 100 in tutta Italia, in Lombardia, che è la regione che ha il numero più alto di istituti, siamo in 14, coordinati dall'unità di missione dell'ufficio scolastico regionale, abbiamo un coordinatore di riferimento e siamo a disposizione delle scuole per cosa? Allora, questo è il sito, naturalmente facilissimo, effettilombardia.it, lo trovate. Allora, andiamo a vedere che cosa facciamo. Allora, le aree di intervento sono 4, facciamo accompagnamento all'attuazione del PNRR. Quindi supportiamo le scuole nell'attuare diciamo, tutto quello che riguarda il PNRR dal punto di vista, attenzione però, metodologico più che tecnico, nel senso che noi non siamo un help desk tecnico come avete visto prima, ma noi interveniamo dal punto di vista metodologico, cioè facciamo un esempio, scuola 4.0, Classroom, oppure Labs, messo su un laboratorio, oppure ho messo su una classe, cioè adesso il monitor touch, ho bisogno di sapere come scuola adesso che tipo di metodologie posso utilizzare innovative rispetto alla lezione trasmissiva che bisogna in qualche modo scardinare prima o poi. E qui appunto interveniamo. Interveniamo perché appunto possiamo, e passiamo nella parte seconda, sperimentazioni di modelli organizzativi, possiamo aiutare le scuole a organizzare progetti di didattica basati sulle metodologie attive, nuove metodologie, quindi parliamo del project based learning, del debate o della flipped classroom, non so, ce ne sono tantissime, adesso non sto qui a elencarvene. Poi, cosa facciamo? Facciamo anche progettazione e realizzazione di corsi che vengono pubblicati su Scuola Futura. Poi magari vi faccio vedere una. Conoscete Scuola Futura, vero? Quindi sarà il nostro punto di riferimento, parlo nostro perché sono un collega, quindi anche perché noi ci formiamo, non è che siccome siamo formatori, anzi, dobbiamo formarci prima noi. Quindi Scuola Futura, punto di riferimento. Trovate, basta scrivere anche EFT Lombardia e trovate i corsi che sono, alcuni sono già attivi nel senso che vi potete già iscrivere, poi vi faccio vedere se avrò tempo. E in ultimo, documentazione delle sperimentazioni. Ci sono delle sperimentazioni in atto nelle scuole che
possono essere, possono rientrare nelle buone pratiche, noi volentieri le seguiamo, nel senso che siamo interessati a vedere quali sono i risultati poi di queste sperimentazioni, oppure le attiviamo noi. Faccio un esempio al volo che ho già aperto la pagina. Per esempio, abbiamo sperimentato l'uso dei videogiochi nella didattica. Abbiamo fatto, diciamo, da promotori di un accordo tra l'UST di Cremona con la Ubisoft. La Ubisoft è la creatrice di uno dei videogiochi più violenti che siano stati mai creati, che è Assassin's Creed, già il titolo Assassin's Creed, però ha avuto un'idea geniale, ha ripulito il gioco da tutti gli elementi, le meccaniche, come si dice, del gioco, quindi tutto ciò che è di violento, lasciando a disposizione sterminate aree dell'antica Grecia, dell'antico Egitto e adesso anche della Norvegia e dell'Inghilterra dell'Ottocento dopo Cristo, da esplorare. Non solo, poi all'interno ha immesso degli itinerari da seguire con delle schede informative che diventano quello che noi chiamiamo un libro di testo. Quindi i ragazzi hanno potuto studiare l'antico Egitto tolemaico, oppure le guerre del Peloponneso, o questa, però quella del Viking Age dell'era vichinga non è ancora stato attuato, utilizzando un videogioco e creando a loro volta dei giochi. Quindi tutto un game based learning, quindi utilizzando questo videogioco come materiale didattico vero e proprio. Questo era giusto un esempio. Poi passiamo, ecco qua, Scuola Futura. Allora, Scuola Futura, vedete che c'ha poliformativi. Tra i vari tanti poliformativi ce n'è uno che si chiama PoliEquip. Se voi andate su questa finestra di PoliEquip ci sono appunto i link, diciamo, alle offerte formative create su Scuola Futura da parte dell'equip formativa delle varie regioni. Per quanto riguarda la Lombardia, attualmente ci sono questi corsi che sono stati attivati, alcuni sono stati attivati, altri no. Per esempio, questo AI Puzzle Prompts riguarda l'intelligenza artificiale, ma non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista comunicativo, cioè come comunicare al meglio con la macchina per poter avere poi dei risultati dal punto di vista della didattica, che possono essere materiali, schede, quello che volete voi. Questo è un corso, per esempio, che si terrà il 23 novembre in un webinar e il 30 novembre in un altro webinar. E ecco qui ci sono tutte le fasi e alla fine, diciamo, bisogna creare una scheda in cui si dimostra di aver scritto in modo corretto un prompt. Un prompt sono le istruzioni che voi date a ChatGPT o quello che volete voi, DALL-E, per la creazione delle immagini, e avere poi un ritorno dal punto di vista didattico. Questo è un esempio di quello che potete trovare su Scuola Futura. Non so, a questo punto, se ci sono domande, se siete curiosi, se volete sapere qualcosa, ecco, come contattarci, per esempio, ecco qua, andate sul sito, contatti. Direi che questo è fondamentale, dare i propri riferimenti per... Sì, sì, ma il sito vi fa da riferimento, vi fa giusto da riferimento. Trovate qui, vedete il link, richiesta di intervento, è un semplice form, molto molto semplice, che può sottoscrivere il presi, diciamo, il dirigente della scuola, oppure l'animatore digitale, uno del team digitale, o un docente che è stato incaricato dal dirigente. Il dirigente naturalmente deve essere a conoscenza di questa richiesta, quindi una volta che uno dice sì, qui mette il nome della scuola, il codice meccanografico, la provincia da cui chiede l'aiuto, un nome di riferimento, il ruolo, che appunto vedete può essere uno di queste persone, poi un'email di contatto se si vuole, un telefono, e poi si sceglie quale delle quattro aree che vi ho spiegato prima si richiede l'intervento. Cioè, ho bisogno che mi aiutate, per esempio, nella Scuola 4.0, quindi nella realizzazione
di una classroom fatta in un certo modo, oppure vogliamo essere aiutati nella nel creare noi, per esempio come animatori digitali adesso c'è la possibilità di creare corsi che di formazione per la propria scuola che vanno pubblicati su Scuola Futura, quindi avere un aiuto anche da questo punto di vista. Si fa questa scelta, magari se si indicare anche la micro area di intervento, coding, robotica, vedete, STEM, cittadinanza digitale, piattaforme, se non vi viene altro in mente, cioè se al di fuori di questo mettete altro, poi le modalità di intervento, ecco, su questo vi devo dire una cosa. Allora, noi possiamo anche venire in presenza a scuola, questa cosa quest'anno sta avendo un po' di problemi, nel senso che sembra che il Ministero quest'anno ci voglia far fare tutto a chilometro zero, cioè stando nelle nostre scuole, perché noi naturalmente siamo in servizio presso le nostre scuole, quindi attualmente in questo momento l'help desk, diciamo, funziona solamente a distanza. E poi niente, se conoscete, ecco, se siete a conoscenza dei nomi, io sono Nardella Raffaele, altrimenti vedete ci sono tanti colleghi che vengono da altre province, quindi se stiamo parlando di Milano c'è per esempio Mauro che doveva venire oggi, purtroppo non è potuto venire, però se si parla di Bergamo c'è la Cristina Campigli, se si parla di Brescia c'è Giovanna Landi, non tutte le province, diciamo, sono coperte, però si cerca sempre di fare in modo, poi in ogni caso cioè, l'intervento avviene sempre, insomma. E poi una breve descrizione dell'intervento, cioè che cosa si vuole, basta e si invia. Questa richiesta in genere nell'arco di 48 ore venite contattati più o meno e poi ci si mette d'accordo in base ai propri gli impegni vostri, gli impegni, diciamo, nostri su quando e come intervenire sulla richiesta. Diciamo che le richieste specificatamente tecniche non sono adatte. Cioè, se voi faccio un esempio pratico, non sapete come, dal punto di vista amministrativo, cos'è? C'è qualcosa che non va? È acceso. Ok, va bene. Mi avete sentito finora? Ok, va bene. Dal punto di vista amministrativo, per esempio un'animatrice digitale di Cologno, Monzese, ci aveva contattato perché non sapeva dal punto di vista amministrativo come organizzare i corsi che lei voleva creare, che poi avrebbe dovuto pubblicare su Scuola Futura. Allora voleva sapere delle informazioni amministrative per cui, diciamo, sono titolati quelli dell'unità di missione che sono presenti nell'ufficio scolastico regionale. Noi interveniamo soprattutto dal punto di vista pedagogico-metodologico, questo è, diciamo, la nostra competenza, quindi ve lo dico subito proprio per evitare anche perdite di tempo. L'USR, l'unità di missione USR è contattabile andando sull'USR Lombardia, c'è in prima pagina, mi sembra, quindi lo trovate, ecco qua, PNRR Azioni per l'Istruzione. Noi siamo qui, vedete, questo è un banner che porta al nostro sito, quindi al sito che avete visto prima, quindi non sto neanche a cliccarlo, altrimenti appunto su PNRR Scuola, vedete, trovate, poi navigando trovate anche i nomi delle persone che sono coinvolte e i link, gli indirizzi mail a cui scrivere, diciamo. Ecco, io avrei finito. Permettimi Giorgio un secondo soltanto, devo ringraziare, dopo ti do la parola, per ringraziare Raffaele Nardella e assieme a lui Mauro Bertola, ma anche Maria Rita Manzoni, Cristina Braila, mi sembra tanti che hanno dato una mano anche per quello che riguarda la formazione regionale. L'EFT è una risorsa straordinaria, non sono senza far niente, hanno parecchie cose da fare e hanno un programma abbastanza fitto, però sicuramente sottoconosciuta, sottoutilizzata, potrebbe essere utilizzata meglio, potrebbe essere conosciuta.
E questo sicuramente il primo convegno dove sono stati presenti, il secondo lo scorso anno, quest'anno sicuramente saranno per noi un punto di riferimento. Volevo dire soltanto questo, Raffaele. Ecco, grazie, ti do la parola, Giorgio. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti voi, un grazie particolare a AIB, al suo presidente del CER regionale, Cristina Gioia, per l'invito ed è un piacere essere qui a parlare di biblioteche scolastiche. Ma insomma, iniziamo a dire che le biblioteche scolastiche nell'area di Bergamo nascono all'interno dell'area di Bergamo, stiamo parlando di 243 comuni, 1.100.000 di abitanti. Da dove nasce la collaborazione delle reti bibliotecaria è datata, noi abbiamo una convenzione che in questo momento compie 10 anni, nel 2023, quindi siamo in una convenzione che si chiama Rete Bibliotecaria Bergamasca, un futuro culturale integrato. La versione che c'è adesso è del triennio 21-23, stiamo lavorando sulla nuova convenzione a decorrere dal 1 gennaio 24, ma la Rete Bibliotecaria Bergamasca fin dalla sua origine era abituata a lavorare con le biblioteche scolastiche. Perché era abituata a lavorare con le biblioteche scolastiche? Perché c'erano una serie di biblioteche che appartenevano già alla rete bibliotecaria. Beh, allora iniziamo a dire, giusto per inquadrare quest'area di Bergamo, quindi abbiamo 243 comuni, 218 comuni con biblioteca, 216 hanno aderito alla rete bibliotecaria bergamasca e già all'interno della convenzione l'idea era quella di avere degli enti sostenitori, quindi oltre ai comuni gli enti sostenitori dovrebbero essere i finanziatori, in particolare guardo la provincia di Bergamo e guardo la Fondazione Comunità Bergamasca con cui si sono costruiti un rapporto con questi due soggetti, e poi degli enti aderenti, cioè enti che a diverso titolo potevano far parte di questa rete. E sicuramente la partenza principale di questa convenzione, di questo triennio, era facciamo entrare le biblioteche delle scuole, perché era già un rapporto in essere. Già le biblioteche erano integrate nella rete. Quando dico integrate nella rete vuol dire, per capirci, che utilizzavano lo stesso software, lo stesso patrimonio e fruivano del classico servizio di interprestito. Allora, la convenzione, quando nasce questo triennio di convenzione, il mondo politico ha detto, bene, ma che cosa voglio raggiungere in questo triennio? Beh, da un lato c'è stata la volontà di consolidare quelli che sono i servizi tradizionali, classici, pensiamo all'acquisto, alla fruizione dei servizi, all'interprestito. Poi la volontà di allargare la rete, e il pensiero era di allargare la rete sia in termini orizzontali rigorosamente verso altri enti che hanno biblioteche. Perché vi dico che è facile, spesso noi delle biblioteche cerchiamo collaborazioni con altri soggetti, parlo delle reti pubbliche, e ci dimentichiamo della ricchezza di altre biblioteche che ci sono sul territorio. Parliamo in primis di quelle scolastiche, ma poi pensiamo anche a quelle ecclesiali. La ricchezza dove vengo io da Bergamo è molto ricca. Quindi l'espansione doveva essere sia rispetto a soggetti che avevano le biblioteche, ma anche rispetto, in termini generali, a enti del mondo culturale. Avevate visto che il titolo della convenzione era un futuro culturale integrato. Perché la volontà, che non aveva trovato poi consolidamento più forte in sede di sottoscrizione della convenzione, perché guardate, a volte i titoli dicono tanto, noi volevamo fare un titolo con una rete culturale integrata. Però, insomma, i titoli dicono qualcosa, mettere una rete culturale integrata voleva dire due cose. Uno, che le biblioteche dovevano perdere un po' di identità. E è facile per una rete che fino a ieri è stata rete bibliotecaria passare a rete culturale. Pensate la stessa cosa se il nome fosse stato scolastico. Non era così facile. E poi l'accettazione che ci fossero soggetti culturali che dovevano essere i più svariati, dai teatri ai musei, ma anche delle associazioni che entravano a farvi parte. Allora la mediazione, il mondo politico è un mondo che spesso è abituato alla mediazione, quindi la mediazione era stata
un futuro culturale integrato. Dico che sono passati 3 anni, ma quella che scatterà nel 24 non abbiamo ancora definito il titolo in modo esatto, ma il titolo rimarrà ancora tale e non sarà ancora una rete culturale, perché insomma le evoluzioni richiedono tempo e spazio. Volevamo quindi allargare la rete, volevamo integrare i servizi della rete, in particolare come tante province avevamo la questione del sistema urbano, che perché nasce con software diversi, le biblioteche di conservatoria spesso non vengono così percepiti e vissuti integrati con la nostra rete. Volevamo promuovere Bergamo e Brescia Capitale Cultura, perché su questa partita, nel momento in cui Bergamo e Brescia, penso che lo sapete, non sono, sono state Capitale Cultura 2023, con un certo malessere noi del mondo bibliotecario ci siamo detti: ma come? È la capitale della cultura e nessuno pensa che fra gli spazi culturali principali ci sono le biblioteche. E insomma ci siamo un po' rimasti male. E anzi abbiamo pensato che poteva essere opportuno che le biblioteche fossero anche le rappresentanti maggiori del territorio. E poi abbiamo detto: vogliamo promuovere degli accordi di collaborazione sullo sviluppo dei servizi digitali, perché insomma uscivamo il 21, si usciva da quella che era l'epoca del Covid, che ci aveva detto a diverso modo, a diverso titolo, insomma il mondo digitale è un mondo che va considerato in modo forte. Allora, qual era la situazione però fino al 2020? Avevamo 8 biblioteche scolastiche che aderivano già alla rete bibliotecaria bergamasca. Devo dire che l'adesione era più un accordo che è stato formale fino al 20 e purtroppo, ahimè, lo dico come nota cruciale che mi devo anche portare a casa la responsabilità, non siamo riusciti poi a integrare in modo così forte nel 21, 22, 23, ma avevamo già 8 biblioteche che facevano parte della rete. Far parte della rete vuol dire che già erano riconosciute, avevano il loro software, compravano almeno 500 euro di libri. Guardate, quando abbiamo dibattuto con i 500 euro di libri confrontandoci con le dirigenze scolastiche, sto parlando dell'anno 2019, insomma la cifra era un'altra, fin quando ad un certo punto abbiamo detto: ma come 500 euro lo deve comprare una famiglia per poter essere? Però abbiamo tenuto i parametri bassi perché siamo consapevoli che quando le scuole si confrontano con le risorse finanziarie non sempre è così facile avere risorse a disposizione. Forse oggi, ma dovreste correggermi voi, la situazione è più positiva, perché forse sono arrivati dei flussi finanziari dopo il Covid, magari c'è stata una spinta maggiore, ma poi oggi dovevo... proprio oggi, domani non sappiamo. È vero. Questo è vero. Poi avevamo detto: devi avere una persona dedicata e devi avere un punto prestito aperto al pubblico. E poi devi partecipare all'interprestito provinciale, perché l'idea era quella di mettere a disposizione il tuo patrimonio. Sapendo che le biblioteche scolastiche fanno un po' l'errore delle biblioteche pubbliche. Io ve lo dico come errore delle biblioteche pubbliche, però credo che a volte vale anche per le biblioteche scolastiche. Guardano più i dati della quantità del patrimonio piuttosto che della qualità. E quando dico qualità, devo dire anche piuttosto che leggere gli indici di circolazione. Non citerò la scuola che frequentano i miei figli, ma quando mi avevano chiesto di andare a vedere la biblioteca, io la prima cosa che ho detto, oh, insomma, questo spazio si può ripartire bene. Che cosa farebbe per prima cosa? Butterei via tutto. Ho generato uno scandalo, no? dal mondo, e mi hanno detto: ma come? Ma perché? Perché dobbiamo avere delle cose che siano appetibili. Perché se la biblioteca scolastica deve essere un po' sul principio della biblioteca pubblica, non parlo di quelle specialistiche universitarie, così, insomma, dobbiamo avere la voglia per chi entra di prendersi dei libri che possono essere utili. Allora, a questo punto abbiamo detto: come facciamo a far entrare maggiormente le scuole nella rete bibliotecaria bergamasca? Bene, noi a Bergamo, come in tante altre province, avevamo la biblioteca digitale MLOL Scuola, MLOL, Media Library Online, la biblioteca digitale, che tutti quelli che si iscrivono alle biblioteche pubbliche, le 200, possono fruire della biblioteca digitale. Abbiamo detto: ma facciamo un'operazione che sia fruibile da tutti gli studenti di tutte le scuole superiori. Guardate, la cosa
è più facile da dire che da fare, perché quando ci siamo confrontati al nostro interno, alcuni di noi hanno iniziato a dire: ma perché dobbiamo offrire la scuola agli studenti delle scuole in modo gratuito, quindi pagando, è un'operazione che la rete bibliotecaria bergamasca ha pagato, quando lo stesso alunno, se va nella sua biblioteca, può avere l'accesso a MLOL. E perché l'abbiamo fatto? Beh, perché siamo convinti che ci sono dei luoghi che privilegiano delle relazioni e degli accessi. Se uno studente sta a scuola e uno gli dice: guarda, c'è MLOL, è più facile che lo possa utilizzare. Non nascondiamoci che gli studenti che fanno le scuole superiori, quanti entrano ancora nelle biblioteche pubbliche? Sì, abbiamo gli studenti che vanno a studiare, ma è una percentuale limitata. Se la promozione della biblioteca digitale nasceva all'interno delle scuole, forse era più facile quello che è un obiettivo comune, che a volte ci chiede anche di raddoppiare le risorse di fronte a obiettivi comuni. Promuovere la lettura e avvicinare gli alunni alla lettura, in questo caso al mondo del digitale. Beh, insomma, quindi questi erano gli obiettivi, abbiamo detto: promuoviamo la lettura, promuoviamo le risorse digitali, integriamo quelle 8 scuole, facciamo che diventino maggiori, perché se gli diciamo dovete avere almeno 500 euro di patrimonio librario, una persona dedicata, avere l'interprete, prendere i libri dal nostro fornitore, forse magari non è così facile. E invece se diciamo ti offro io la biblioteca digitale, te la regalo per un anno e mezzo, poi vedi tu se vuoi andare avanti. E se vuoi andare avanti, il costo, lo dico, è circa di 1000 euro all'anno. Abbiamo detto, forse una scuola può permettersi 1000 euro all'anno per tenere una biblioteca che offriva tutta una serie di cose. E poi volevamo iniziare a costruire un ponte fra le biblioteche e il territorio, fra le scuole e il territorio. E la cosa, anche in questo caso, è più facile da dire che da fare, perché non sempre questo succede, per un peccato originale che sta a monte. Perché noi siamo abituati, non tutti però, come enti pubblici, e quindi come biblioteche che lavorano nei comuni, a considerare come privilegio i beneficiari, i residenti, non riuscendo a fare quel passo necessario di tipo evolutivo che noi dobbiamo offrire non ai residenti di un comune, ma a chi il territorio lo abita. E se un comune ha sul proprio territorio una scuola con 2000 studenti, quei 2000 studenti che abitano il territorio, che lo occupano, che creano traffico, che vanno all'interno dei bar, devono essere anche degli studenti che possono avere e trovare opportunità in quel territorio. E allora, insomma, per fortuna avevo detto che avevo bisogno di meno tempo. Allora, insomma, siamo partiti. Adesso accelero un po' perché, quindi, c'è una piattaforma, no? Uno può andare anche a cercarla su internet. Che cos'è questo MLOL? Noi abbiamo lanciato... Quando dico noi, insomma, ci siamo rivolti a chi aveva in mano la MLOL, e ricordo che MLOL, questa biblioteca digitale, nasce con un progetto di circa 15 anni fa con i sistemi bibliotecari, quindi la sua nascita è stata una nascita con un finanziamento di Cariplo con il mondo bibliotecario. Poi è stata presa in mano da una società che si chiama Horizon, è stata man mano sviluppata. Il suo amministratore si chiama Giulio Blasi, lo dico perché poi lo sviluppo è nato da loro, e allora abbiamo detto, bene, questa piattaforma che a Bergamo tutti chi si iscrivono, ma devo dire a Bergamo, a Brescia, in diversi sistemi anche dell'area milanese, insomma un po' diffusa in tutta Italia, possono aderire a questo progetto e accedere gratuitamente a tutta una serie di risorse digitali. Qui vi dico qualcosa, insomma 3 milioni di risorse digitali, ebook, quotidiani, immagini, musica, banche dati, mappe. Qual è la caratteristica quindi? Guardate che MLOL scuola e MLOL sono, diciamo, devo dire la stessa cosa, hanno un minimo di differenza, ma che riguarda più il lato back office. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che uno può accedere a una biblioteca 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, può fare le ricerche per trovare tutti i suoi contenuti e può trovare anche del materiale utile per tutta una serie di cose. Insomma, qui per semplicità cito anche la parte dell'inclusione.
Ma insomma, capiamo un po' meglio questi 3 milioni di documenti. 80.000 ebook, 1.700 audiolibri, un'edicola con 7.000 quotidiani e riviste. Fra l'altro l'edicola, diciamo qual è la particolarità, L'edicola, uno che è iscritto a MLOL, tutti i giorni si può collegare e leggere una quantità di quotidiani italiani e a livello mondiale gratuitamente, nella versione integrale. Sorrido perché c'è Cristina, perché io dico che se iniziassimo un po' a promuovere, io sono un grosso tifoso di calcio, dicono anche ahimè, e io dico che se promuovessimo con gli studenti che possono vedere anche la Gazzetta nella sua versione integrale, inizieremmo ad avvicinarli anche all'accesso di una biblioteca digitale. E poi ci sono insomma 3 milioni di vari oggetti. Qual è stata la particolarità di MLOL Scuola? È una particolarità che stiamo adesso sperimentando anche nella nostra piattaforma MLOL, ma che si separava in modo preciso quando siamo partiti nel 21. Che fin quando abbiamo avuto MLOL, adesso stiamo variando, noi acquistavamo la copia digitale e poi la copia digitale poteva essere scaricata 40 volte la prima volta, poi ulteriori 40 volte, con una particolarità quindi che il libro cartaceo digitale aveva sempre lo stesso problema. Se c'è, se non c'è, cioè se è già stato prestato, devo stare in coda al prestito. Invece, nella forma di MLOL Scuola, siamo passati a quelle modalità in cui non vengono più acquistati i libri, ma vengono semplicemente prestati. Uno dice sì, economicamente il conto, giusto per spiegare, è la stessa cosa, no? Se noi dobbiamo comprare un libro digitale e costa fra i 15 e i 20 euro, poi ogni volta che lo prestiamo costa circa 40 centesimi, se invece non acquistiamo la copia, e sempre più case editrici oggi consentono di fare questo, il libro ogni volta che viene fatto il download costa 1,50 euro, non costa 40 centesimi. Però pensiamo al mondo dell'insegnamento, no? Che a volte, guardo voi, no? Magari da leggete tutti questo libro, questi autori, uno va in biblioteca, non lo trovava, va nella parte delle biblioteche, anche della libreria digitale, non faceva. Con questa modalità, al di là dei problemi nostri di contenere i prestiti, perché questo poi genera dei grossissimi problemi, però consentiva un accesso immediato. E in una società come oggi, la chiamiamo una società di Amazon, il tutto subito, mi serve qualcosa, devo collegarmi e devo averlo subito. Questo ritmo e tempo ormai incalzante, che fa parte anche forse del mondo scolastico, allora la possibilità di poter dire mi serve un libro, lo prendo e lo scarico, è stata una possibilità molto interessante da offrire al mondo della scuola. Beh, insomma, gli utenti come possono fare? Vabbè, i libri digitali, vabbè, voglio scorrere un po' più velocemente, sapete, possono essere letti da tutti i dispositivi, dai computer, ai tablet, agli ebook reader, consentono tutta una serie di operazioni. Abbiamo anche la partita degli audiolibri che sta prendendo sempre più peso, e quindi se prima erano più marginali, oggi anche sugli audiolibri stiamo arricchendo la nostra biblioteca, i quotidiani. Puoi concludere, Stefano, adesso siamo... Scorriamo, raccontiamo le ultime tre cose. Zero costi di abbonamento annuale, perché la rete bibliotecaria l'ha offerta. Poi abbiamo gli ebook che vengono offerti per essere scaricati nel download, che li abbiamo offerti direttamente tutti noi. Press reader non costa, quindi la possibilità di leggere i giornali quotidiani, e l'accesso illimitato. Questi sono i dati, hanno aderito in questi primi tre anni 22 biblioteche a Bergamo, un totale di 24.000 iscritti, 23.000 gli utenti attivi, 6.000 gli ebook che sono stati scaricati da 1.900 studenti, 350 i download, 6.700 hanno acceduto all'edicola. Si può fare meglio? Sì, considerate che le scuole a Bergamo sono circa una settantina, quindi siamo grosso modo un terzo, e che non sempre c'è la corrispondenza così veloce. Possiamo fare molto meglio. Le ultime considerazioni dopo un anno, così siamo in chiusura. Bene, la verità è che noi siamo partiti su un livello molto convinti a livello centrale, ma è necessario
che poi quella scuola che entra nel progetto di Mlola Scuola costruisca i legami con quel territorio e con la biblioteca di quel territorio, proprio perché la scuola non deve essere astratta da un territorio che occupa. E poi serve tempo, perché una cultura va costruita nel tempo, anche quella di fruizione delle risorse digitali. E poi noi siamo nati con l'obiettivo di costruire un partenariato della rete con le scuole, ma vorremmo fare molto di più. Pensiamo a fare dei progetti di promozione della lettura, del teatro, della musica insieme. Pensiamo di costruire all'interno del mondo delle scuole anche solo dei punti prestito. Guardate, quando io vi dico che Bergamo ha 242 comuni, di cui il 30% con meno di 3.000 abitanti e il 14% con meno di 1.000 abitanti, vuol dire che quelli, anche se hanno una biblioteca, sta aperta magari 2 ore a settimana. E allora quello studente che magari parte un'ora prima dell'apertura della scuola e viene a scuola, se potesse prendere un prestito, un libro e farselo portare nella biblioteca della scuola, che magari è aperta molto di più di quella del suo comune, sarebbe davvero importante. E ultimo, che credo che sia la cosa più importante, è che dovremmo iniziare a condividere il mondo dei modelli su cui stiamo lavorando, non senza contraddizioni e non sempre trovando una linea comune, come biblioteche pubbliche con la biblioteca delle scuole. In questa mia visita in questo istituto, quando ho detto la prima cosa, ho detto inizierei a rinnovare il patrimonio e butterei via tutto. E poi ho detto, guardate, e poi io metterei insieme 4 aule, la biblioteca, il bar, la sala studenti che era stata data per disposizione e un laboratorio di informatica e di musica. Lo darei in una modalità di cogestione ai ragazzi, e questo modello in cui i ragazzi, questo modello che è il modello che vorremmo fare nelle biblioteche pubbliche, dove i ragazzi possono andare e trovare tutte queste cose insieme, questa deve diventare la nuova biblioteca della scuola. Non solo quella dove si ritirano i libri, ma dove si costruisce insieme tutto quel patrimonio del sapere, in cui solo nel momento in cui faremo il passaggio fondamentale, che capiamo che il patrimonio di una biblioteca, e lo dico a noi enti pubblici, non è il patrimonio dei libri. Il vero patrimonio della biblioteca è il patrimonio dei nostri utenti, è la loro, la cultura e l'intelligenza che ci portano, e quindi è lo stesso patrimonio di una scuola con i suoi studenti. Grazie. Grazie Stefano. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare l'organizzatore per averci permesso di portare la nostra esperienza a tutti voi. Porto anche i saluti dell'Ufficio Biblioteche della provincia di Brescia, che oggi purtroppo non è potuto essere qui. Allora, che cos'è la vetrina? La vetrina è il centro di documentazione specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi della provincia di Brescia. D'ora in poi lo chiamerò solo vetrina per essere un po' più rapida. Per capire quelli che sono gli obiettivi della vetrina oggi è necessario fare un piccolo passo indietro. La vetrina nasce nel 1997 perché raccoglie le esigenze che nascono proprio dai bibliotecari e dalle biblioteche. L'esigenza forte era quella di poter avere e consultare e conoscere i libri per bambini e ragazzi prima di acquistarli. All'epoca noi dobbiamo pensare che l'unica biblioteca specializzata era la Biblioteca dei Ragazzi di Roberto Denti a Milano, e quindi in un territorio così vasto come quello della provincia di Brescia era praticamente impossibile riuscire a consultare del materiale prima di decidere di fare degli acquisti consapevoli. Quindi la provincia di Brescia, che gestisce dal 1988 la rete bibliotecaria bresciana, attualmente anche cremonese dal 2000, insieme alle competenze e alla visione molto lucida di Gigi Paladin, che sicuramente tutti voi conoscete perché è uno dei massimi esperti di letteratura per l'infanzia e biblioteche, decidono di dare vita a questo progetto, che è un progetto ambizioso, che è quello di dedicare un luogo per la conservazione e la consultazione di tutte le pubblicazioni per bambini e ragazzi edite in Italia.
individuano una sede che è quella dello IAL Lombardia, che è ancora oggi ente accreditato per la formazione di bibliotecari, e iniziano questo progetto di appunto raccolta, ma una raccolta che deve essere assolutamente nell'ottica della condivisione. Perché? Perché appunto il termine vetrina nasce proprio dall'idea di poter dare una vetrina, no? Una sorta di stanza accessibile a tutti per poter vedere quello che è l'andamento del mercato editoriale per bambini e ragazzi. La sede oggi è cambiata, non è più allo IAL, ma è presso Palazzo Bargnani, un palazzo storico di Brescia molto bello, e siamo stati trasferiti lì anche per questioni di spazio. Gli obiettivi della vetrina cambiano, perché dal 97 a oggi sono cambiate ovviamente le biblioteche, sono cambiati gli utenti delle biblioteche, sono cambiate tutta una serie di esigenze. È cambiato il modo di cercare le informazioni in rete. Oggi ci sono tantissimi blog, tantissimi siti, le librerie specializzate si sono moltiplicate anche sul nostro territorio, e quindi la vetrina ha, diciamo così, modificato il suo essere, il suo cercare di aiutare i bibliotecari, ovviamente i bibliotecari anche delle biblioteche scolastiche. I bibliotecari si rivolgono a noi perché tantissime volte gli insegnanti hanno bisogno di loro, e quindi passano la palla alla vetrina per avere un aiuto nel rispondere alle esigenze dei vari insegnanti che chiedono e domandano. Vi dico, gli obiettivi principali, diciamo, della vetrina sono sicuramente uno strettissimo rapporto con il centro di catalogazione della provincia di Brescia, che ovviamente cataloga tutti i libri e sono prontamente poi disponibili come notizie bibliografiche. Il secondo obiettivo è quello appunto della consulenza in sede e consulenza fuori sede. Come consulenze noi intendiamo appunto dalla consulenza base del bibliotecario che mi chiede avrei bisogno di qualche titolo riguardo al tema dell'ecologia per la scuola primaria, va bene, e io mando la risposta subito via mail. Oppure delle consulenze più complesse, magari che hanno a che fare con l'organizzazione di una mostra bibliografica, oppure di un percorso di approfondimento su un determinato tema per la scuola media, magari l'utilizzo di albi illustrati, non so, alle scuole superiori, e questo è già un passo successivo. Consulenza che però può essere anche fuori sede, perché noi crediamo fortemente nell'importanza di aprire la vetrina e anche di far uscire la vetrina dalla sua sede. Le consulenze possono essere legate proprio anche allo scarto, per esempio, come diceva prima il collega, lo scarto è fondamentale per dare luce alle raccolte all'interno delle biblioteche. Spesso c'è una, soprattutto per quanto riguarda la saggistica per bambini e ragazzi, c'è una difficoltà del bibliotecario nel lasciare andare, mentre noi arriviamo con le nostre novità molto belle, molto precise, e diciamo butta via tutto, ne bastano meno, basta meno, ma bisogna investire sulla qualità, perché i ragazzi hanno bisogno di questo. Bisogno di qualità, bisogno di bellezza, bisogno di persone che si prendano cura del patrimonio che mettono a disposizione. La sede è organizzata appunto pensando che la necessità primaria è quella appunto dei bibliotecari di visionare il materiale, quindi c'è una sede, una sala di ingresso dove noi teniamo l'anno in corso suddiviso per fasce d'età, quindi ci sono i primi libri della fascia 0-3 cartonati, poi abbiamo tutta una serie di albi illustrati selezionati secondo noi tra le migliori opere, poi abbiamo tutta la selezione della narrativa ragazzi, narrativa per giovani adulti, narrativa per la scuola primaria, più tutta la parte di divulgazione. Questo appunto è libero accesso, e con appunto su appuntamento si viene a visionare il materiale. Poi c'è una seconda zona che è la zona dell'archivio. Nel corso degli anni l'archivio ha dovuto, insomma, abbiamo dovuto fare una sorta di sfoltimento perché era impossibile tenere tutto. Abbiamo mantenuto dei criteri di scarto rigidissimi,
E nel corso del tempo ci siamo resi conto che era necessario avere una visione che fosse più simile a una visione curatoriale rispetto a quella di un bibliotecario, e cioè abbiamo cercato di creare delle sezioni che noi chiamiamo, per semplificare, tematiche, ma che in realtà sono di più ampio significato, che potessero accogliere quelle che erano le varie richieste, quindi sezioni tematiche che uno trova appunto in sede consultabili, che hanno a che fare con il pensiero ecologico, hanno a che fare con delle nuove tendenze editoriali, per esempio legate alla parità di genere, al corpo, piuttosto che, non so, alla multicultura e altre. La musica, abbiamo una sezione molto, molto, molto grande dedicata alla musica, e tutto questo perché? Perché vogliamo che i bibliotecari ci chiedano aiuto, perché il lavoro del bibliotecario non è ovviamente quello di leggere i libri tutto il giorno, questo è il nostro lavoro, e quindi io chiedo e dico sempre a tutti i colleghi: chiamateci, venite a visitarci, passiamo del tempo insieme. Noi siamo solo due, siamo io e la mia collega Matilda Antonelli, e questo è. Per quanto riguarda invece la promozione del patrimonio, noi abbiamo una stretta collaborazione appunto con l'ufficio biblioteche della provincia, e facciamo segnalazioni mensili che vanno spedite a tutti i bibliotecari della rete bresciana e cremonese online, quindi ogni mese loro ricevono un PDF con tutte le nostre selezioni di libri per bambini e ragazzi. Queste selezioni vengono pubblicate nell'OPAC della rete bresciana e cremonese, quindi sono accessibili a tutti. Voi potete vederle nella pagina della vetrina, scaricarle, stamparle, utilizzarle. La stessa cosa succede con le bibliografie tematiche. Abbiamo caricato all'incirca 40 bibliografie tematiche in OPAC, con appunto il link al volume, le biblioteche che lo possiedono, eccetera, prestito interbibliotecario, collegamento con la rete bibliotecaria anche bergamasca, e quindi questa cosa è una risorsa utilissima per insegnanti, bibliotecari delle biblioteche scolastiche, ragazzi, addetti ai lavori e non. L'altra cosa che facciamo sempre per quanto riguarda la promozione è la possibilità di richiedere alla vetrina delle mostre tematiche. Queste mostre tematiche sono richiedibili per biblioteche, ma anche per istituti scolastici. Abbiamo delle mostre a tema su Gianni Rodari, per esempio, è stata richiesta moltissimo, mostre sulle onomatopee, mostre sul tema della bicicletta, sul tema del vento, sul tema, insomma, un po' di cose interessanti da portare nelle scuole. Tutto questo appunto per fare promozione alla lettura, che è fondamentale all'interno degli istituti scolastici, e anche per rafforzare il rapporto tra l'istituto scolastico, la biblioteca scolastica e la biblioteca di pubblica lettura. Per quanto riguarda la formazione, la provincia di Brescia è molto attenta alla formazione per i bibliotecari, perché è fondamentale appunto, oltre al patrimonio, avere una competenza che ti permetta di valorizzare il patrimonio che c'è all'interno della biblioteca, perché sappiamo benissimo che il libro, nel momento in cui noi ce l'abbiamo lì chiuso, non serve a nessuno, ed è per quello che la vetrina, io porto sempre dei libri, li tengo sempre, perché c'è sempre l'occasione per guardare insieme qualcosa e per raccontare una storia. Noi abbiamo in calendario delle formazioni per bibliotecari tenute sempre da noi come vetrina, e sono delle presenze nei comitati tecnici, quindi all'incirca due volte all'anno per sistema bibliotecario noi facciamo questa formazione o comunque un aggiornamento bibliografico. I vari sistemi ci richiedono se ci sono magari dei temi particolari, oppure, non so, in occasione degli acquisti per il fondo Franceschini ci veniva richiesto espressamente: abbiamo bisogno di vedere tutte le novità, tutte le cose, abbiamo bisogno di saperne il più possibile per fare acquisti consapevoli, che è assolutamente un punto imprescindibile. I soldi sono
a volte pochi, a volte un po' di più, ma è indispensabile fare acquisti consapevoli, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio per bambini e ragazzi. Organizziamo formazioni invece di rilevanza provinciale, quindi chiamando esperti legati al mondo della letteratura per l'infanzia una volta ogni 6 mesi. Abbiamo chiamato Giuseppe Bartorilla, abbiamo chiamato Elisa Salamini, insomma abbiamo cercato di portare dei nomi di bibliotecari o formatori che potessero dare anche un po' di ispirazione al bibliotecario, che a volte fatica a trovare nuove, diciamo così, energie per promuovere la lettura in fascia d'età bambini e ragazzi. Abbiamo una collaborazione con la rete bibliotecaria bergamasca perché insieme costruiamo la bibliografia Tempo Libero in Rete, una bibliografia meravigliosa che utilizzano, mi viene da dire, tutti gli insegnanti che promuovono la lettura in classe. Esce ogni anno e sono più di 60 libri selezionati da bibliotecari della rete bibliotecaria bergamasca insieme alla vetrina. È una risorsa veramente preziosissima perché sono letti davvero, innanzitutto sono tutti dotati di abstract, c'è scritto appunto se sono in LOL, in modo tale che le insegnanti possano recuperare facilmente in rete, in OPAC il libro eccetera, e questo è sicuramente un progetto che portiamo avanti da tanti anni con grande soddisfazione. Abbiamo da qualche anno, allora noi lavoravamo, c'era la mia collega che faceva parte del gruppo di lavoro di Nati per Leggere Nazionale, da qualche anno non siamo più all'interno del gruppo nazionale, ma continuiamo ad avere all'interno della nostra sede una sezione, una selezione sempre di tutti segnalati Nati per Leggere. Ci sono le volontarie di Nati per Leggere che vengono appunto per rimanere sempre al passo con i tempi, e abbiamo anche i tesisti, ragazzi che hanno bisogno di avere indicazioni perché magari appunto stanno facendo delle tesi riguardo alla letteratura per l'infanzia, e noi siamo ben contente di aiutare in questa direzione. E l'obiettivo primario è quello appunto di consolidare sempre di più il rapporto tra le biblioteche, gli insegnanti, le scuole, e nell'ottica veramente di una promozione della lettura che sia fatta con attenzione, e con attenzione verso la qualità. Grazie Valentina, grazie infinite per questo intervento. A Ponti in Valtellina si svolge un Ponte di Storie, piccolo festival letterario per bambini e ragazzi di Ponte in Valtellina. Vedo tutti di te che lo conoscevate tutti quanti molto bene. Ecco, per me è stata una sorpresa straordinaria quando 2 anni fa, prima di intraprendere tutto questo percorso, io mi sono recato con il professor Mario Manzo a Ponte in Valtellina e abbiamo scoperto una cosa meravigliosa, intanto che tutta la giornata aveva degli eventi straordinari, che c'erano dei momenti molto specifici per ragazzini, per ragazzi, per leggere assieme agli autori. E quando sono andato io c'era Daniele Aristarco, abbiamo conosciuto vari autori, e secondo me è stata un'esperienza straordinaria che tranne voi pochi conoscono, ecco. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito alla giornata delle biblioteche scolastiche. Purtroppo non siamo potute essere presenti a causa della lontananza, ma abbiamo deciso di mandarvi un video con un saluto e un ringraziamento, in particolare a Bruno Cavallarin. Io sono Oriana Picceni e sono direttrice artistica del Festival Letterario per Bambini e Ragazzi, un Ponte di Storie che si svolge ogni anno in Valtellina. E vicino a me c'è Francesca Franchetti, che è la coordinatrice di tutti gli eventi legati alla scuola e al festival. Quindi farei partire lei per raccontarvi un po' che cosa facciamo. Sì, allora, buongiorno a tutti.
Il nostro istituto, l'Istituto Comprensivo di Pontè in Valtellina, ha da tantissimo tempo messo al centro la lettura. La biblioteca scolastica, insomma, ha una tradizione di lunga data. Diciamo che c'è stata una svolta importante 6 anni fa, quando io e Oriana ci siamo rincontrate e è partito questo progetto che si intitola appunto Un Ponte di Storie, che è un festival letterario dedicato ai bambini e ai ragazzi, quindi alla letteratura giovanile, che quest'anno appunto è arrivato alla sesta edizione. Qualche anno fa abbiamo anche avuto la fortuna come istituto di aggiudicarci un PON sulle biblioteche e quindi tutto questo insomma ha fatto partire un circolo virtuoso. Alla fine di settembre viene organizzato questo festival che porta a Ponte, ma coinvolgendo anche il territorio circostante, appunto molti autori e illustratori. Bene, e io vorrei raccontarvi qui come è strutturato il nostro festival e soprattutto ci teniamo a raccontarvi qual è il focus del festival, perché Un Ponte di Storie nasce con l'idea di proporre ai bambini e ai ragazzi di tutte le età, partiamo dalla scuola materna fino ad arrivare alla scuola superiore. Appunto di proporre ai ragazzi i tanti modi, diversi modi in cui si possono raccontare le storie. E quindi abbiamo pensato di mettere nel palinsesto del festival incontri con gli autori, laboratori di illustrazione, laboratori d'arte, mostre e spettacoli teatrali, incontri sull'oralità. Quindi tanti modi diversi appunto per incontrare le storie, sperando poi di accendere nei ragazzi una scintilla che li appassioni, che magari li porti ad incontrare poi altre storie o ad averne la voglia soprattutto. E, per quanto riguarda la struttura del festival, passerei la parola a te, Francesca, Sì, che così ci racconti. allora il festival dura 5 giorni, partiamo il mercoledì e arriviamo alla domenica. Dal mercoledì al sabato mattina ci sono tantissimi incontri per le scuole e appunto come si diceva dai più piccoli fino ai ragazzi delle superiori, incontri nei quali i ragazzi e le ragazze incontrano gli autori di cui hanno letto i libri e di cui hanno conosciuto appunto lo stile, le storie, e per loro è una grande emozione poter incontrare in carne ed ossa appunto gli scrittori e le scrittrici. Quindi ci sono questi incontri per loro. Al pomeriggio ci sono degli incontri di formazione per i docenti. Ecco, una cosa importante è da ricordare la gratuità per tutte le persone che partecipano, quindi anche per i docenti, e siccome è molto importante che poi queste attività vengano riportate anche nelle classi, ogni anno ci sono degli incontri appunto per gli insegnanti, anche qui con varie tematiche, e poi il sabato e la domenica invece gli incontri sono aperti a tutti, a tutte le famiglie, anche del territorio. Andando proprio in tutte le fasce d'età, quindi dagli 0 anni in su, con iniziative di vario tipo. Sì, e quindi quello che a noi appunto interessa comunicare è che il festival vuole essere in realtà una festa collettiva, una festa del paese, una festa della scuola, ma anche una festa per chi viene da fuori e quindi pensiamo anche attraverso il festival di promuovere il territorio, che è un'altra cosa interessante e che ad esempio nell'edizione di quest'anno su cui abbiamo proprio voluto insistere, il tema era appunto radici e ali e quindi abbiamo voluto dare ancora un maggior valore, no? Al territorio in cui nasce ed è cresciuto questo festival. La prossima edizione sarà dal 25 al 29 settembre 2024 e quindi vi invitiamo a seguirci sui social, a seguire le nostre iniziative anche prima del festival, perché poi di solito ci attiviamo anche su altre iniziative, magari incontri, formazione o insomma altre cose e vi invitiamo a venire a Ponte.
Sì, vi aspettiamo qui, dove ecco, un'ultima cosa che possiamo ricordare è proprio come si è parlato di questa crescita e di come davvero i ragazzi, i bambini che 6 anni fa hanno cominciato questo percorso, siano cresciuti, tornino insieme a noi a attivarsi per questo festival e come i ragazzi anche della scuola riescano ad approcciare la lettura e la scrittura in un modo molto più coinvolgente e li si sente parlare di libri, di scrittori, di stile, addirittura degli illustratori riescono a individuare un illustratore anche solo per lo stile, quindi questo vuol dire che l'iniziativa sta davvero lasciando il segno, quindi sentirli parlare di libri è per noi Sì, e fra un altro l'altro stimolo. aggiungo che i ragazzi spesso sono tra i volontari che poi ci aiutano nella realizzazione pratica del festival, che nei 5 giorni di festa loro sono insomma, un grosso aiuto per noi, ecco. E quindi grazie, vi Grazie salutiamo. dell'invito ancora e speriamo di poterci incontrare di persona, magari proprio a Esatto. Ponte. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie a Oriana, grazie a Francesca. Ci ho tenuto che ci fosse questa testimonianza. Avete preso nota dal 25 di settembre al 29 di settembre del prossimo anno, perché per me è un esempio straordinario, oltretutto, di collaborazione tra una biblioteca scolastica, proprio nasce dalla biblioteca scolastica, e un territorio molto ampio, ed è davvero molto complessa l'offerta che viene fatta in questi giorni. Così? Perfetto. Scusate, sono nuova. Grazie a tutti e grazie professore per la presentazione. Come anticipato, io ho svolto una tesi dal titolo La biblioteca scolastica, funzioni, storie ed esperienze didattiche, il caso della Lombardia è il sottotitolo, perché la mia tesi si offre di presentare uno spaccato di quella che è la situazione delle biblioteche scolastiche italiane e in particolare lombarde, diciamo allo stato attuale delle cose. Il mio lavoro inizia presentando la biblioteca scolastica per quelli che sono i suoi elementi costitutivi e le sue finalità a livello didattico ed educativo, con anche una parentesi sull'evoluzione della normativa dedicata in Italia. E questo è, diciamo, preliminare rispetto a un lavoro più approfondito di indagine su quelli che sono i casi di studio che caratterizzano le biblioteche scolastiche della Lombardia oggi. Infatti, dopo aver fatto una panoramica sulle indagini precedenti svolte negli anni passati, sia dall'Associazione Italiana Editori che dall'Associazione Italiana Biblioteche e dall'Ufficio Invalsi, per non parlare dell'ultimo censimento svolto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel 2022, io mi sono occupata di diciamo andare in loco e studiare appunto di prima mano la situazione che è presente in alcune scuole del territorio lombardo. Infatti io ho, diciamo, proceduto per province, concentrandomi inizialmente su quelle che sono le reti di biblioteche che esistono sul territorio lombardo oggi, quindi sia le reti di biblioteche civiche che vanno a includere le biblioteche scolastiche, come appunto RBBG, di cui abbiamo sentito una presentazione prima, ma anche invece le reti di biblioteche scolastiche che appunto riuniscono solamente le biblioteche delle scuole, come ad esempio quella della provincia di Mantova, che accennava il professore. Oltre a ciò, io sono andata in alcune scuole che sono state il campione della mia indagine e mi sono potuta interfacciare con quindi anche gli insegnanti, i docenti, referenti e ho cercato appunto di fare un affondo su quelle che sono le biblioteche scolastiche della Lombardia, quindi l'offerta formativa che offrono, i servizi, le risorse che mettono a disposizione degli studenti e anche tutte quelle iniziative che comunque vivificano la biblioteca e la mi rendono parte integrante dell'offerta didattica dei vari istituti.
E appunto quello che ho potuto osservare, diciamo, in questo panorama, che ci tengo fin da subito a sottolinearlo, è estremamente variegato e multiforme, sia, diciamo, per le diverse situazioni presenti che per le soluzioni didattiche attuate all'interno della biblioteca, che poi appunto è della biblioteca scolastica, che è un ambiente che permette di diciamo creare diverse infinite possibilità di diciamo modalità di includerla nell'offerta formativa. Dicevo, all'interno di questo panorama molto multiforme, anche forse diciamo per la mancanza di un quadro legislativo che sia appunto univoco nell'inquadrare queste realtà, ha diciamo uno sviluppo che è variegato ma anche disomogeneo, sia sul territorio lombardo che poi diciamo rispecchia anche in piccolo quella che è la situazione nazionale. Questo, se da una parte diciamo comporta il fatto che ci siano realtà più sviluppate di altre, è anche un diciamo sentore forte del fatto che il fiorire delle biblioteche scolastiche sia il frutto di una dinamica che è bottom up, quindi che deriva da una necessità vera e sentita della popolazione scolastica, degli istituti in cui questo può avvenire, però purtroppo è legata appunto anche alla contingenza in cui si verifica, ecco, e che quindi forse appunto una maggiore uniformità e una costanza negli interventi legislativi a riguardo sarebbero sicuramente un beneficio per le biblioteche scolastiche italiane. Scusa, ti interrompo, Francesca, per dire che è estremamente interessante analizzare come fin dal passato la mancanza di normativa ha comportato una differenziazione di azione. Quindi questa andare un po' ognuno per proprio conto nasce da distante, nasce da lontano. E se ci fosse una normativa molto precisa, anche se bisogna dire, Francesca, correggimi se sbaglio, che non è vero che non c'è stata attenzione alle biblioteche scolastiche, si parla in tantissimi casi di biblioteche scolastiche, però tutto ciò non porta ad una normativa. Questo è il problema. Sì, esatto, è un tema molto discusso, ma le linee guida forse più pratiche diciamo mancano. È un tema che adesso è molto caldo, infatti anche la normativa più recente sicuramente è d'aiuto, anche come veniva accennato, ma quello che è importante è che siano interventi continuativi nel tempo che permettono di dare una stabilità a queste realtà. Comunque, nonostante diciamo la multiformità a cui ho accennato prima, sono quello che ho cercato di fare io nel trarre le mie conclusioni è stato individuare alcuni aspetti comuni che caratterizzano le biblioteche scolastiche oggi. Il primo punto che mi sento di sottolineare è relativo al patrimonio di queste biblioteche, che, come è stato anche accennato prima parlando di RBBG, talvolta può essere particolarmente datato per una diciamo, tendenza a conservare il materiale il più possibile. Questo da un lato porta al crearsi di vari patrimoni che sono di grande interesse bibliografico e librario, perché appunto conservano testi che magari nella rete civica non sono più presenti, quindi rappresentano una risorsa. Tuttavia queste tipologie librarie sono poco attrattive per la popolazione scolastica, e infatti questo porta allo svilupparsi di un ulteriore fenomeno che è l'utilizzo parziale di questo tipo di risorse, che vede infatti una preferenza per quelle che sono appunto i libri più nuovi o anche più vicini agli interessi dei ragazzi. Questo utilizzo parziale è dovuto anche al fatto che nel tempo le metodologie didattiche, ma anche gli strumenti di studio a disposizione degli studenti, si sono fortemente evoluti, soprattutto con l'arrivo del digitale nelle scuole. Questo non significa affatto che la biblioteca scolastica e il suo patrimonio siano superati nella scuola, ma secondo me anzi vuol dire il contrario. Riprendendo un concetto elaborato da Gino Roncaglia, la biblioteca si sta evolvendo come terzo spazio e terzo tempo, quindi non è più solamente un luogo che va incontro alle richieste curricolari dei ragazzi, quindi di approfondimento, di studio, ma è anche un luogo per la crescita personale. È un luogo che amplia i loro orizzonti e, oltre a permettergli di sviluppare delle competenze che saranno loro utili per tutta la vita, questo è il lifelong learning di cui si parla, permettono anche loro di esplorare quelli che sono i propri interessi personali in questi spazi. E secondo me è diciamo un segnale importante in questo senso il fatto che parlando con gli insegnanti delle scuole che hanno a disposizione un
dei fondi per il rinnovamento e l'ampliamento del patrimonio librario si annoverano tra i testi acquistati, soprattutto testi indicati dai ragazzi come di loro interesse, oppure testi nuovi di narrativa che vengono presi anche dalle classifiche delle novità editoriali, dai testi premiati, penso ad esempio ai titoli del Premio Strega, piuttosto che il 9 per la letteratura, eccetera, e anche invece nuovi, diciamo, strumenti editoriali che adesso sono molto importanti nella letteratura per ragazzi, ad esempio il graphic novel, che è appunto una tipologia di acquisto che io ho sentito, diciamo, più spesso propormi come testi acquistati, quindi anche la creazione di sezioni apposite all'interno delle biblioteche scolastiche per questa tipologia editoriale che appunto ai ragazzi piace molto ultimamente. E appunto un'altra tendenza comune, anche questa molto positiva secondo me, è l'inclusione delle biblioteche scolastiche nei progetti di PCTO, quindi dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che quindi permette che le biblioteche possano innanzitutto vivere dei momenti di riorganizzazione degli ambienti e dei testi, anche diciamo una cernita dei materiali e una loro ridisposizione affinché siano il più possibile attrattivi anche qui in questo caso, che invece anche il fiorire di diverse iniziative di promozione della lettura, attività laboratoriali, tutta una serie di appunto attività che vanno a coinvolgere i ragazzi in modo che siano consapevoli innanzitutto della presenza della biblioteca nell'istituto e delle sue potenzialità, quindi dei servizi che può offrire loro. Quindi questo da una parte permette di far sì che la biblioteca scolastica sia un luogo creato dai ragazzi per i ragazzi e portato avanti anche da loro, perché ci sono molti casi in cui proprio i ragazzi, diciamo, si ricorre alla loro collaborazione per estendere gli orari di apertura della biblioteca e comunque, cioè, aiutare a potenziare il servizio. Però d'altra parte, in questa positività bisogna anche notare che non può essere sostitutiva di una, diciamo, norma, di una legislazione relativa alla biblioteca scolastica e alle sue figure professionali, quindi ai bibliotecari, insomma, perché una professionalità che guidi questa azione è sempre necessaria e anzi imprescindibile, direi, esatto. E, appunto, questa infatti è una delle difficoltà che ho sottolineato relativa alla biblioteca scolastica, che diciamo si accompagna anche a un'altra questione che è quella della appena passata pandemia, che non ha, diciamo, che ha avuto anche i suoi effetti negativi ovviamente, oltre che su tutto il resto, anche sulle biblioteche scolastiche. Infatti, oltre a comportare le chiusure parallele a quelle della scuola, ha portato anche una riduzione degli spazi, ma anche del ricorso al servizio, penso ad esempio ai prestiti, che hanno raggiunto, diciamo, dei livelli che, nonostante la ripresa delle attività in presenza, non sono ancora stati, diciamo, ripristinati a livello prepandemico, anche se appunto questa è tra gli obiettivi diciamo, della riapertura delle biblioteche scolastiche in questo momento, senz'altro. Sì, grazie Francesca. Direi che la pandemia, sì, è vero, ha insegnato che anche la biblioteca ha avuto delle situazioni molto negative, però ha anche detto che la biblioteca esiste nonostante gli spazi, nel senso che continua a lavorare anche se magari non c'è lo spazio fisico, e questo ha insegnato qualche cosa. Io ringrazio te per tutto il lavoro che hai fatto, approfitto per ringraziare il professor Luca Rivali e il professor Edoardo Barbieri che ti hanno accompagnato appunto in questa ricerca, che io credo dovrebbe rimanere un punto di riferimento per tutte le scuole, e non mi dispiacerebbe anche che ci fosse una diffusione di questo. Grazie Francesco, grazie infinito. Buongiorno a tutti, grazie. Vorrei accompagnare, diciamo, le mie parole con un piccolo video che racconta l'esperienza della biblioteca, del sistema bibliotecario del comprensivo Cantù 3. È una realtà piccola, nel senso Cantù ha 20.000 abitanti, ma sono diversi istituti. Il nostro è un comprensivo con 7 scuole. Diciamo, la peculiarità è di avere un sistema che cerca un po' di integrare, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, con delle proposte che si tenta di estendere, insomma, a tutti i ragazzi.
Allora, il nostro progetto è stato avviato a settembre 2019 e non avevamo uno spazio dedicato alla biblioteca, per la verità non avevamo neanche i libri, e quindi insomma parlare di biblioteca rappresentava proprio un dover costruire tutto da capo. Siamo partiti con un metodo abbastanza retro. Abbiamo chiesto ai ragazzi di portarci dei libri di narrativa di qualunque genere che avevano a casa e se li volevano donare alla scuola, e il motto era: se pensi che i libri siano mattoni, portali a scuola per costruire la biblioteca. Ha avuto un discreto successo e ci ha permesso di raccogliere almeno quelli che erano i testi classici, quindi Il richiamo della foresta e tutti questi libri. Bellissimi, però ne avevamo ovviamente tante copie tutti uguali, e sono diventati una base di patrimonio per poter creare anche dei mercatini di vendita del libro, che noi però chiamiamo non vendita ma adotta un libro, perché l'idea è che uno porti a casa e si prenda cura in qualche modo del libro che ha comprato. Successivamente, insieme a una serie di altre iniziative, abbiamo arricchito ovviamente il nostro catalogo fino ad arrivare più o meno a 11.000 volumi su tutti i plessi. Sono stati catalogati con il sistema, la piattaforma cloud, e abbiamo creato poi un blog, che è poi quello che vedete, su cui noi pubblichiamo non solo quelle che sono le iniziative delle biblioteche, ma anche una serie di richiami a quelle che possono essere la giornata della memoria, la giornata della legalità, eccetera. E l'idea è che i ragazzi, i professori, i docenti possano avere uno spazio dove commentare o trasportare gli elaborati che svolgono in classe, le varie attività. Serve anche un po' per favorire quel discorso di alfabetizzazione digitale. Purtroppo ho detto settembre 2019, poi uno stop forzato per la pandemia, e quando finalmente siamo riusciti a ripartire abbiamo deciso di reinventarci. In che modo? Ovviamente anche le nostre biblioteche sono dei luoghi dove i ragazzi vengono a prendere i libri in prestito, però per esempio sono soprattutto dei luoghi dove i ragazzi possono rimanere anche al pomeriggio, perché sono spazi aperti anche oltre l'orario scolastico, sono aperte durante le vacanze e le sospensioni, insomma le vacanze estive e quelle di Natale. E creiamo poi dei laboratori, per esempio di origami, con i libri destinati al macero, quindi tutta l'arte del book folding, oppure questo che è il laboratorio di legatoria. Abbiamo stretto delle sinergie con alcune associazioni locali, culturali, questo ci ha permesso di portare per esempio alcuni autori per fare degli incontri con l'autore, che comunque sono molto significativi per i ragazzi, per i bambini, soprattutto perché la maggior parte dei nostri studenti pensa che i libri che sono in biblioteca sono scritti da persone morte e defunte, e invece quando scoprono che la persona è viva, io gli dico: la biblioteca non è un cimitero, sappiate che ci sono anche scrittori viventi. Questo li entusiasma e li spinge a leggere. Poi quello che diceva prima di Halloween, è stato un tentativo di aggiornare un po' quello che è il nostro club del libro, visto che portare in biblioteca i ragazzi solo per leggere un libro oppure per commentare un libro letto poteva essere difficile. Allora abbiamo detto: sfruttiamo l'entusiasmo di Halloween, quindi tutti mascherati per leggere al buio, e questa cosa gli è piaciuta tantissimo. 30 iscritti dalla terza della scuola primaria fino alla terza della secondaria di primo grado, e ci è sembrato comunque un bel successo. Mi diceva Alessia, c'è dietro prima comunque tutto un discorso particolare anche di apertura della scuola fino a una certa ora, altrimenti non sarebbe possibile. Certo. Mi diceva Alessia che aveva avuto qualche dubbio all'inizio, perché diceva: portare le zucche in biblioteca forse poteva essere letto esatto, metaforicamente, non era vero. Dopodiché la zona coperta dal nostro comprensivo è una zona di periferia, quindi noi abbiamo una buona quantità di famiglie extracomunitarie. Abbiamo pensato di integrare le loro culture dando lo spazio alle mamme, soprattutto alla scuola dell'infanzia, di poter venire, questo è un progetto di quest'anno, a scuola a raccontare delle fiabe, delle favole della loro cultura, ovviamente filtrate prima perché dobbiamo essere sicuri di che cosa raccontano, però anche l'idea comunque che soprattutto dei bambini che non sono magari stimolati come quelli italiani,
senza ovviamente fare un discorso razziale, però partono comunque con dei contenuti differenti quando iniziano la scuola dell'infanzia. L'idea che la mamma o insomma un altro membro della famiglia possa arrivare a trasmettere qualcosa della loro cultura li rende proprio orgogliosi. Un'altra cosa che abbiamo tentato di fare quest'anno, ce l'abbiamo fatta la scorsa estate con anche qua un discreto successo, per combattere il discorso del caro libri, ci siamo fatti intermediari nella compravendita dei libri di testo. Ovviamente la scuola non ha avuto nessuna percentuale su questo, però controllavamo noi i testi in entrata e una volta insomma valutato il buono stato davamo la possibilità ad altri di poterli acquistare, un po' come il libraccio per intenderci, però il fatto che ci fosse la scuola a fare da intermediario dava un senso di sicurezza. Allora, questa realtà di questo istituto, per quanto piccolo, ha sicuramente una grande fortuna. Un'amministrazione comunale che ha deciso di investire nel restauro di alcuni spazi, una dirigente che crede fortemente nel valore della biblioteca e la biblioteca comunale comunque che organizza periodicamente questi incontri. A noi piacerebbe adesso poter realizzare dei progetti nuovi, tra cui quello di sogno più ambito, lo Human Life Library, ossia il poter fare sì che la biblioteca sia un luogo dove le persone raccontano il proprio libro inteso come storia personale e quindi altri possano scegliere non un libro da leggere ma una persona da ascoltare, perché riteniamo che sia davvero necessario al giorno d'oggi trovare proprio degli spazi neutri dove però la gente possa ancora riscoprire il piacere dell'incontrarsi e dell'ascoltare e condividere storie. Vogliamo tentare un progetto che fanno in tante biblioteche comunali, che è quello della notte dei pupazzi in biblioteca, per dare la possibilità ai bambini di creare un legame affettivo fra il proprio peluche pupazzo e il libro, in teoria pensato su due tempi, cioè all'inizio è il pupazzo che sceglie per loro il libro e poi saranno loro a sceglierlo per il pupazzo. E quello che mi viene da dire è questo. Allora, raccontato così può apparire tutto molto semplice, idilliaco, non lo è, nel senso che noi ci scontriamo spesso con in un certo senso a volte l'insuccesso, proponiamo mille cose, poi magari ne attecchiscono tre di progetti, però continuiamo nell'idea che comunque c'è anche bisogno di tempo, c'è bisogno di dare comunque l'idea a questi ragazzi e alle loro famiglie che noi insistiamo su determinati valori e sull'importanza appunto dei libri. Poi c'è chi viene in biblioteca al pomeriggio solo per conversare col compagno di banco e chi viene per leggere un libro, però l'idea che abbiano uno spazio nella scuola, quindi protetto, ma in un certo senso oltre la scuola, alla fine io credo che possa essere la soluzione a tutta una serie di problemi legati al disagio. Bruno lo sa, io non sono molto propensa a parlare in pubblico delle esperienze, mi piace fare questo genere di esperienze, parlarne un po' meno. Ho accettato appunto di intervenire perché mi sono accorta che anche quando abbiamo fatto appunto le riprese all'interno della formazione, questo ci ha permesso di avere una certa visibilità e ci sono degli istituti comprensivi limitrofi che non riescono a far partire il sistema bibliotecario interno e ci sono venuti a cercare per sapere come abbiamo fatto. Ora, noi non abbiamo la soluzione perché appunto dico serve una dirigente di un certo tipo, serve un'amministrazione comunale, però per esempio una sinergia tra istituti potrebbe permettere di abbattere i costi, ad esempio per avere degli ospiti per gli incontri con l'autore nel momento in cui chiedono l'acquisto di 100 copie per poter fare una presenza di un'ora, magari un istituto non se lo può permettere, perché chiedere ai ragazzi, oltre ai libri di testo, di comprare anche il libro che io scelgo per quell'anno è davvero troppo oneroso, oltre al fatto che si riempiono gli scaffali, che non ci sono, dei libri dello stesso autore e non va bene neanche questo. Quindi l'idea è se si riesce a creare comunque una rete tra scuole, tra istituti appunto limitrofi, forse si può riuscire a sviluppare una collaborazione che è utile per tutti. Certo, grazie. Certo. Grazie Alessia, che per me
abbiamo registrato proprio lì una lezione intitolata Il piacere della lettura, e per me Alessia è il simbolo di come ci sia tantissimo entusiasmo e come da cose semplicissime possono nascere veramente dei risultati eccezionali per i ragazzi. Grazie Alessia davvero della tua testimonianza. Grazie Bruno. Io sono Ombretta Cosentino, la professoressa Gabbanelli, le nostre studenti, meravigliose studentesse Ilaria Tallarini e Marta Rebussi, che sono le ultime reduci rimaste a scuola del progetto che abbiamo concluso a maggio dell'anno scorso. Prego Clementina. Allora, innanzitutto ringraziamo il professor Cavallarin anche a nome del nostro dirigente scolastico, il professor Scaffidi, per averci invitato qui in questa giornata importante. Il progetto I 100 anni del partigiano Johnny prende le mosse dalla ricorrenza del centenario appunto della nascita di Beppe Fenoglio e ricalca in parte l'esperienza che noi abbiamo realizzato nel 2021 di celebrazione della nascita di Mario Rigoni Stern, a cui appunto la nostra scuola è intitolata. La sollecitazione a realizzare questo progetto ci è venuta dal professor Angelo Bendotti, che è presidente dell'ISREC di Bergamo ed era un componente, un membro del comitato del centenario per Fenoglio. E Angelo Bendotti aveva partecipato appunto alle celebrazioni per Mario Rigoni Stern ed era rimasto entusiasta. Noi abbiamo raccolto con piacere anche con orgoglio questa sollecitazione che ci è venuta dal professor Bendotti, proprio perché da un lato eravamo interessati alla figura di Beppe Fenoglio e dall'altro ci è sembrata anche l'occasione di così riscattare un po' gli istituti tecnici, nel senso che spesso si pensa che certi autori ritenuti a torto, a ragione, complessi, siano più adatti ai licei. E quindi abbiamo iniziato a pensare al progetto, responsabili del progetto siamo stati appunto io in quanto referente dell'educazione civica nella scuola e la professoressa Ombretta Cosentino. La finalità e l'orizzonte del progetto non volevano essere infatti squisitamente letterarie, ma avevano appunto diversi obiettivi che naturalmente andavano ad intrecciarsi con l'educazione civica. E quindi gli obiettivi erano da un lato il rafforzamento dell'apertura e della relazione della nostra scuola con la comunità locale e sociale nella quale siamo inserite. Questo obiettivo noi lo stiamo perseguendo da un po' di anni anche attraverso appunto diversi progetti. Poi l'individuazione nell'opera e nella figura di Beppe Fenoglio degli ideali, dei valori della resistenza, tant'è vero che quando abbiamo pensato al titolo abbiamo proprio voluto sottolineare il partigiano Johnny per valorizzare questa esperienza. Naturalmente altro obiettivo era la costruzione della dimensione della cittadinanza e del collegamento tra l'esperienza individuale e l'esperienza collettiva da trasmettere alle alunne e agli alunni. E poi volevamo approfondire il valore costituzionale del ripudio della guerra, valore quanto mai attuale, quanto mai disatteso, e il riconoscimento del legame tra storia, letteratura, politica e letteratura, e infine,
no, diciamo così, come non ultimo, la lettura da un lato come fine e dall'altro anche come strumento per capire e conoscere la realtà. Una volta individuate le classi, e che dovevano essere le quinte per una ragione anche legata alla programmazione, ma che poi vedremo il residuo, cioè, è stata interessata anche una quarta, e individuate anche le colleghe e i colleghi che erano interessati, poi il ruolo della referente dell'educazione civica è stato quello di un raccordo organizzativo con il territorio, appunto con l'assessorato alla pace e alla legalità, con il nostro quotidiano locale e con tutti i soggetti appunto che sono stati coinvolti nel progetto. E la professoressa Cosentino adesso illustrerà il tema. Va bene, la collega la fa facile rispetto al fatto di coordinarsi con tutto il resto, eccetera, eccetera. Si riduce a una frase, ma la stragrande maggioranza di voi siete colleghi, sapete bene che cosa vuol dire. Io vi racconto un po' come abbiamo operato nelle classi, cercherò di essere sintetica ma efficace. L'idea era quella di essere, insomma, l'idea è quella, ve lo racconto in modo concreto. Abbiamo scelto di lavorare su due fronti. Un primo momento, che grosso modo noi abbiamo una divisione trimestre-pentamestre. Grosso modo il pentamestre ce lo siamo usati per approcciare, insomma, i ragazzi a quest'autore, che proprio non è semplicissimo, abbiamo scoperto. E quindi letture, visioni, confronti. Naturalmente fondamentale, come ha detto, per me e per le colleghe con le varie classi, sono stati dei momenti anche delle riunioni via Meet, nelle quali ci siamo confrontate sulle idee che avevamo, su come, come dire, come proporle, successivamente sulle pratiche riuscite e anche quelle meno riuscite, questo va detto. Io che cosa ho fatto? Naturalmente prima cosa proporre ai ragazzi questa idea e quindi motivargliela. Noi che siamo un agrario, diciamo, per noi ha funzionato molto anche l'idea di questo autore che ha una relazione forte con il suo territorio e che poi per lungo tempo ha lavorato anche in un'azienda vitivinicola, abbiamo anche l'indirizzo vitivinicolo, quindi ci siamo proprio fiondate. Letture. Io mi sono mossa in questo modo, come me molte colleghe. Fiondata direttamente, introdotto proprio due parole su chi è Fenoglio, dopodiché gli ho proposto due letture. Abbastanza forti, ho scelto, per chi conosce Fenoglio, Nella Valle di San Benedetto e Il Gorgo. Uno racconto resistenziale, l'altro racconto, come dire, Langarolo. Dopodiché ho detto, ok, costruiamoci uno storyboard, ragazzi. Gli ho proposto di costruire in pratica due schede, una per l'autore e una per il territorio. Fondamentalmente che lavoro abbiamo fatto dopo quello di ricerca? Quello di andare a cercare dei punti fermi della vita di Fenoglio che noi abbiamo individuato intorno a delle scelte fondamentali che lui ha fatto. Tra tutte immagino che immediatamente a voi sia venuta in mente la scelta resistenziale. E dopodiché il lavoro in classe è continuato con qualche documentario, ma soprattutto con la lettura. Due tipi di lettura ho perseguito io. Lettura in classe da parte mia, lezione imparata nei corsi di formazione alla lettura, leggi e dopo stai zitta, non chiedere niente, commenti, cose, se vengono, vengono da sé. E posso dirvi che in questa modalità del non chiedere nulla poi sono venute le osservazioni dei ragazzi. E poi due letture di gruppo. In classe ho letto racconti, letture di gruppo su due romanzi. Primavera di bellezza, una questione privata. Ammetto che non tutto è successo. Primavera di bellezza, i ragazzi mi hanno riconosciuto una valenza storica di questo romanzo, ma qualcuno aveva sofferto. Invece una questione privata, come dire, ha aperto mille orizzonti differenti. Contemporaneamente a questo è il lavoro grosso modo fatto in classe. Fuori dalla classe invece, e qui il lavoro duro della collega, tre passaggi fondamentali che grosso modo abbiamo messo nel pentamestre. Uno spettacolo teatrale, ci siamo affidati a una compagnia teatrale che era ufficialmente coinvolta nel centenario di Fenoglio e in più il suo
Compagnia Teatrale La Caverna, Damiano Grasselli. Potete trovare sulle podcast di Radio Play un suo podcast da cui poi nasce lo spettacolo teatrale che ha proposto ai ragazzi, che era Per me era Beppe. Ci vado veloce. Un incontro con Angelo Bendotti, storico, amante della letteratura, storico resistenziale e quindi chiaramente amante anche di Fenoglio, che ha aperto per i ragazzi una finestra molto particolare, cioè quella del rapporto di Fenoglio con la critica e anche di tutta la storia, come dire, poi editoriale sostanzialmente di Fenoglio, che si scontra con la narrazione tradizionale, o meglio con una prima narrazione della resistenza eroica nel corso degli anni 60 e 70, anzi più 50 e 60. E, dopodiché, terzo step, il più gradito almeno apparentemente per noi da ragazzi, la gita, lasciatemela chiamare così. Proprio la gita, siamo andati, volevamo andarci due giorni, siamo riusciti ad andarci solo per un giorno, però è stata un'esperienza abbastanza intensa nei luoghi di Fenoglio, fatto che ha dato molta concretezza, immagino, agli studenti, cioè mi hanno dato come feedback gli studenti. E a questo punto dovevano pensarci loro, noi ci avevamo messa tutta praticamente, eravamo arrivati ad aprile e a questo punto c'era il loro tempo di restituzione. E qua posso dire che i ragazzi insomma si sono scatenati dalla locandina che vedete qui, fatta da una studentessa, in foto qui vedete dei segnalibri di una ragazza che attualmente studia Green Design, e poi una serie di contributi differenti a quello che poi è stato il convegno che abbiamo organizzato il 30 maggio con Damiano Grasselli, che era l'attore, regista, eccetera, dello spettacolo, con Angelo Bendotti e soprattutto per noi con Bianca Roagna, che è la direttrice della Fondazione Fenoglio. E qua scatenati ragazzi, scrittura creativa, articoli di critica e approfondimento, siamo finiti anche sul giornale cittadino con una cronaca scritta dai ragazzi stessi del convegno stesso, alcune lezioni di cui purtroppo non abbiamo registrazione, mannaggia a noi questo, una vera e propria lezione, mi sento da dire, universitaria sulla paga del sabato, una performance di video e parole della quarta C, e poi due video che potete trovare sul canale YouTube della scuola, uno di riflessioni sulla scrittura e un altro che è una vera chicca secondo me, perché i ragazzi hanno praticamente messo in scena l'imboscata intervistando i personaggi dell'imboscata. Io mi fermerei qui, ho cercato per quanto potessi di essere concreta, insomma magari per dare qualche idea ai colleghi, e però quello che ci piace di più di tutto questo è stata la possibilità di venire qua con due nostre studentesse, perché poi finalità ultima di tutti questi lavori è arrivare a loro. Dico la verità, il fatto che loro abbiano accettato l'invito di perdere il loro sabato, sì va bene, hanno perso la mattinata in classe, questo è vero, però il loro pomeriggio è prezioso, il sabato pomeriggio invece hanno scelto di venire a passarlo con noi, per cui passo molto volentieri la parola a Ilaria e Marta. Una precisazione, non sono ripetenti, la loro insegnante ha preferito lavorare con una quarta, ritenendo la quinta non particolarmente adatta, quindi loro sono in quinta e io ero in quarta l'anno scorso. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Noi siamo le studentesse che sono rimaste e niente, l'approfondimento alla nostra classe è stato proposto dalla nostra professoressa di italiano, come anticipava prima la professoressa Cosentino, attraverso dei libri e delle letture. La nostra prof in particolare ci ha proposto la lettura di Una questione privata, che è stato un romanzo scritto da Fenoglio, e questa lettura mi ha particolarmente appassionato perché letteralmente non riuscivo a smettere di leggere il libro perché proprio mi prendeva e la storia era molto appassionante e
parlava della storia romantica tra il protagonista Milton e Fulvia, che era la sua amata, e c'era questo terzo personaggio, Giorgio, era una serie di intrighi romantici e insomma molto accattivante, sempre però su uno sfondo bellico, quindi siamo anche riusciti a comprendere come lo sfondo della guerra influenzasse la vita sociale delle persone in realtà comuni come noi, diciamo. E oltre a questo lato un po' più leggero, un po' più romantico, un po' più piacevole, sono anche riuscita a cogliere come Fenoglio rappresentava in modo realistico la guerra e gli uomini in guerra, quindi non dipingeva i partigiani come eroi della patria, cioè non solo come eroi della patria, ma come persone reali con i propri difetti e i propri vizi, le proprie virtù, le brutalità, insomma anche la compassione che a volte c'era in loro. E tutto questo ovviamente era dovuto al fatto che fossero degli esseri umani e quindi imperfetti. E questo libro mi ha colpito e mi è rimasto dentro, tant'è che anche noi abbiamo un blog e di cui ne faccio parte, e si chiama Corriere della Serra, appunto per riprendere il fatto che siamo agricoli. E qui vabbè pubblichiamo insomma un po' di, esatto, questo è il mio articolo, e pubblichiamo un po' di articoli di attualità, e abbiamo anche una sezione. Esatto. Le riapro un altro, va bene, quello okay. Di scrittura creativa. Ok. Io appunto ho pubblicato un articolo su una questione privata per incentivare la lettura di questo romanzo e per condividere le mie idee con il resto degli studenti. E a concludere l'esperienza e le conoscenze su Fenoglio, come diceva prima la prof. Cosentino, siamo andati in gita... abbiamo fatto un'uscita didattica ad Alba e questa esperienza è stata molto positiva per noi, perché abbiamo fatto e abbiamo sperimentato un'occasione alternativa rispetto a quella che è l'istruzione frontale a cui siamo abituati in classe, quindi docenti e studenti, ma in questa occasione abbiamo potuto toccare con mano e vedere quello che noi avevamo imparato a scuola. E questo, secondo me, è la ciliegina sulla torta, perché quando la scuola e quindi queste esperienze incontrano la vita di tutti i giorni, è tutto molto più tangibile e soddisfacente anche per noi studenti, perché non sono mere lezioni storiche oppure pragmatiche su scrittori, ma sono cose che possiamo portarci dentro per la vita, diciamo. Grazie. Passo la parola a Marta. Come la mia compagna Ilaria, ho preso parte a questa esperienza grazie alla mia professoressa di italiano. Come la nostra intera classe ho letto Una questione privata, però oltre a questo libro ho avuto il piacere di leggere La Malora, che è un libro che si ambienta sulle colline delle Langhe, nel territorio natale di Fenoglio, che abbiamo avuto la fortuna di poter visitare, che purtroppo però è un territorio molto impervio e difficile da lavorare. Quindi
negli anni in cui comunque Fenoglio ha vissuto in questo territorio, la vita sulle Langhe era molto faticosa e dura. E questo romanzo narra di un ragazzino di nome Agostino che viene venduto per una camicia un sacco di patate per la sopravvivenza della sua famiglia, un padrone poco distante da casa sua. Purtroppo le famiglie in questo periodo su queste colline erano molto povere e alle volte dovevano sacrificare i loro figli per riuscire ad avere comunque una stabilità economica, se si può chiamare stabilità, insomma. Mi ha colpito veramente tanto il modo di scrivere di Fenoglio, perché il suo metodo di scrittura così crudo e realistico mi ha permesso proprio di catapultarmi in questo ambiente, in questo periodo storico, e di capire come questi ragazzini erano così piccoli e dovevano vivere una vita così dura e lavorare molto duramente, tante volte senza aver nemmeno qualcosa da mettere sotto i denti. E insomma, è una cosa forte, secondo me, anche a livello emotivo. Mi sono interessata a leggere questo libro sicuramente perché mi piacciono questi paesaggi, facendo questa scuola, però in realtà lo consiglio anche alle persone che magari sono un po' più distanti da questo tipo di paesaggi. Però questo metodo di scrittura, come diceva Ilaria, non lo applica solo in questo romanzo, ma in tutti i suoi romanzi e anche quelli appunto del periodo della guerra partigiana. Io penso che questa esperienza a livello personale mi abbia lasciato molto e sia uno strumento educativo diverso dal solito metodo accademico, che riesce a improntare dei valori e a proprio forgiarli in una persona. Nel mio caso mi ha lasciato il fatto di saper analizzare da più punti di vista una cosa in modo da poterla rappresentare in modo realistico, ed è quello che fa Fenoglio, perché in quel periodo gli scrittori erano abituati a elogiare i partigiani e a pensare che fossero degli eroi, ma in realtà anche loro hanno commesso i loro errori. Questo non significa che non abbiano fatto qualcosa di buono per la nostra nazione, ma che comunque non dobbiamo dipingerli come delle persone perfette, diciamo. Consiglio ai professori di proporlo ai propri studenti, perché tante volte non ci rimangono dei contenuti perché, tra virgolette, ci annoiamo col solito metodo appunto accademico, invece magari qualche volta toccando con mano qualcosa ci resta più impresso e riusciamo a imparare qualcosa che ci rimarrà dentro sempre. Grazie. Grazie a voi, davvero. Grazie, complimenti per tutto, complimenti per il Corriere della Serra, complimenti per i vostri segnalibri che ho ancora, che ovviamente ho in gran numero a casa, perché me ne avevi dati doppi quella volta. Ecco. Tutti quelli che avevi, ecco, e complimenti per tanti aspetti, per tutto il percorso. Queste ultime parole dobbiamo tenere calcolo, perché appunto sono esperienze queste che rimangono. Innanzitutto l'Università Cattolica, ma in modo particolare collega ed amico Bruno Cavallarin, che ci ha dato questo spazio per noi importantissimo per illustrare un progetto che si chiama Classicamente e a cui collaboro fin dagli inizi insieme alla collega docente di latino greco Anita Prati, che non può presenziare a questo evento per impegni precedenti. E quindi io vi presenterò un pochino l'essenza di questo progetto e mi soffermerò poi su questa collaborazione di cui parlava il professor Cavallarin. Ecco, il progetto Classicamente nasce nell'anno scolastico 2014-2015, direi in modo suggestivo, durante un viaggio di istruzione ad Atene con una classe quarta del liceo classico. Ecco, colgo l'occasione per sottolineare che gli studenti che mi accompagnano
sono dell'ultimo anno del liceo classico e hanno ormai esperienza di questo progetto, avendo partecipato in prima persona a varie edizioni. E durante questo viaggio, dicevo, seduti sui gradini del Teatro di Dioniso, gli studenti, testo alla mano, si sono cimentati nella lettura di alcuni passi di Euripide. Ecco, da questa esperienza entusiasmante e anche per volere stesso degli studenti, che ha origine l'idea di una messa in scena teatrale. Quindi, se vogliamo, questo intervento si allontana un po' dal discorso delle biblioteche in senso stretto, ma nasce sempre dalla lettura di un testo. E in effetti questo è l'essenza del progetto classicamente, cioè la trasposizione teatrale di un'opera classica della letteratura greca, in cui ciascuno però trova il suo ruolo, piccolo o grande che sia. E quindi lettura finalizzata alla conoscenza approfondita del testo prima, e poi rivisitazione teatrale attraverso la scrittura di un copione poi. E già questa prima fase vede proprio la partecipazione attiva degli studenti, che nelle varie edizioni si sono talvolta messi in gioco loro stessi per trasformare l'opera scritta in una performance, direi, dinamica e anche non di rado originalissima, dove parole, musica e coreografia si alternano e si fondono. Il secondo step a livello progettuale e che precede la rappresentazione stessa è la valorizzazione delle tematiche attraverso conferenze tenute da esperti o, come è accaduto per l'ultima edizione, quella del maggio 2023, addirittura da ex allievi del liceo classico. Non è certo novità che i testi del passato ci offrano tematiche che sono attualissime. E nel progetto classicamente il riferimento alla contemporaneità è sottolineato dal continuo passaggio tra presente e passato, tra antico e moderno, proprio in un'ottica di superamento assoluto dei confini del tempo, perché si comprenda che quei valori così lontani in apparenza sono i nostri. Ecco, vorrei elencare brevemente le edizioni di questo progetto classicamente, partendo proprio dall'edizione del 2014. Mi riferirò agli anni solari, anche se naturalmente l'anno è quello scolastico, 2014-15. Nella prima fase, all'inizio dell'anno, si presenta il progetto. La realizzazione scenica ovviamente avviene verso la fine dell'anno, solitamente aprile-maggio dell'anno solare successivo. E quindi la prima messa in scena è proprio tratta da Euripide con le Troiane. È una tragedia contemporanea che mette in luce la totale insensatezza di una guerra che diventa simbolo di ogni guerra. Nel 2015, sempre da Euripide, I volti di Elena, un'opera antimilitarista, il cui significato più autentico si racchiude nell'idea che gli obiettivi che si vogliono raggiungere tramite la guerra sono solo pie illusioni. Nel 2016 è la volta di Eschilo con le Supplici, sulla libertà femminile contro ogni forma di assoggettamento della donna all'uomo. Nel 2017 Sofocle, Antigone e le città. Antigone, che è vittima ed eroina allo stesso tempo ed è simbolo di lotta e di determinazione, ma ci insegna che i pilastri portanti della nostra società sono due, il diritto e il governo. E quindi Antigone rappresenta il quanto mai attuale conflitto tra il governo degli uomini e il governo delle leggi, tra responsabilità sociale ed egoismo individuale, cioè tra legge e coscienza. Nella nostra proposta dell'Antigone abbiamo introdotto dei monologhi declamati dalle compassionevoli donne di Castiglione, che nel corso della battaglia del 1859 prestarono soccorso ai feriti indipendentemente dalla loro nazionalità. Il 2018 è l'anno che vede l'interazione tra Eschilo e Shakespeare, tra Orestea e Macbeth. Il titolo: Questioni di potere.
È un felice connubio tra le discipline inglese e greco e l'opera analizza il delirio di onnipotenza incarnato nella figura di un re o di un organismo garante di ordine e giustizia. I mali peggiori restano la guerra e la vendetta privata. 2019, Euripide di nuovo, Alcesti non deve morire. Tema della donna che realizza il sogno archetipico di dare la propria vita per il proprio compagno, con il sacrificio di Alcesti che rispecchia le leggi di una società guerriera e aristocratica. Nel 2020 ancora una interazione tra inglese e greco, purtroppo non rappresentata, la scelta era stata su Eschilo e l'autore Percy B. Shelley col Prometeo incatenato e il Prometeo liberato, appunto non andata in scena per pandemia. Ed è appunto questo punto, per liberarci un po' anche dallo spettro della pandemia, la decisione di passare dal teatro tragico a quello comico di Aristofane. Purtroppo a pochi mesi di distanza sarebbe poi scoppiata la guerra in Ucraina. E quindi nel 2021 Aristofane, titolo Cosa non si fa per la pace, liberamente ispirata a due opere di Aristofane, Lisistrata e Le donne in assemblea, la messa in scena di quest'opera è una parodia del rapporto tra giustizia e politica, ma sempre esprime un ideale antimilitarista. E veniamo all'ultima edizione, quella del 2022, sempre da Aristofane, R come giustizia. Tratta dalla Teogonia di Esiodo e dalle Vespe di Aristofane, è una meditazione sul tema della giustizia riparativa in forma di commedia. Questa edizione del progetto Classicamente, rappresentata appunto a maggio 2023, quindi qualche mese fa, ha visto l'importante e riuscitissima collaborazione tra l'Istituto Gonzaga di Castiglione delle Stiviere e la Gonzaga University Chamber Choir di Spokane nello stato di Washington, ed è stata preceduta da una conferenza dal titolo Riflessioni sulla giustizia riparativa, a cura degli ex allievi del liceo classico dell'Istituto Gonzaga sui temi della giustizia nel mondo classico e giustizia come armonia, cosmo, società, individuo, seguita poi da un intervento di padre Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dozza di Bologna. Ecco, proietterei a questo punto un video di 2-3 minuti proprio su questa conferenza. Prende i nomi di Kintsugi, una tecnica che fa della possibilità di riparare, cioè di portare a nuova vita, di ripristinare la funzionalità di oggetti rotti, spezzati, inutilizzati come vasellame, oggetti appunto di coccio, dà a questi oggetti la possibilità di ritrovare attraverso la riparazione non soltanto una nuova funzionalità, ma anche la possibilità di diventare degli oggetti più belli. Cioè riparare, e questo è il messaggio che arriva dalla tecnica del Kintsugi, non è semplicemente un'operazione che permette di non buttare via delle cose, ma un'operazione che può valorizzare tutte queste cicatrici rendendole davvero un'opera d'arte. Sono tre sorelle, perché tre è la canzone stagionale originaria in Grecia, e i loro nomi sono appunto Eunomia, che significa buon governo, legalità, buona costituzione, e Irene, la pace, e Diche, appunto, che noi traduciamo con giustizia, ma letteralmente sarebbe colei che mostra la luce divina. Virtù è quella cosa grazie alla quale la funzione viene espletata nel migliore dei modi possibili. Quindi la vista è la virtù degli occhi, perché permette di vedere, permette di far sì che gli occhi vedano nel migliore dei modi. Ora, funzione dell'anima è il vivere, ma qual è la virtù dell'anima? Cioè, che cosa fa sì che il vivere possa essere detto vivere nel migliore dei modi possibili, cioè vivere l'eusei, vivere nella felicità, è la giustizia. La giustizia dunque è ciò in virtù della quale
l'uomo e l'anima vivono nel migliore dei modi, vivono felicemente. Quindi la giustizia è strettamente legata alla felicità, parliamo di etica e demonistica. Allora, il carcere funziona o no? Non funziona neanche dal punto di vista amministrativo. Cioè noi spendiamo tanti soldi e tante risorse per un sistema che non produce cittadini migliori. Dal carcere della Dozza escono mediamente 2 persone ogni giorno. Di queste 2, 1 e mezza hanno la probabilità di essere indigenti, cioè di non avere niente con sé. Di uscire dal carcere con il proprio sacco nero dentro il quale vengono deposte le loro poche masserizie, vengono dimessi solitamente sul far della sera o dopo cena, salgono sull'autobus, non hanno il biglietto da pagare, commettono il loro primo reato da liberi e tornano in casa. Ecco, ringrazio Paolo che è il nostro tecnico ufficiale oggi. E, 2 o 3 considerazioni conclusive. La prima è un'informazione. L'attuale anno scolastico 2023-24 vedrà il ritorno alla tragedia per quanto riguarda il progetto classicamente con Ifigenia in Aulide di Euripide, ovviamente ancora in fieri. E la seconda considerazione riguarda proprio la didattica orientativa di cui abbiamo sentito parlare nel corso degli interventi della mattinata. Ecco, come è noto, questo decreto 328 ha dato attuazione alla riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in quanto misura per aiutare docenti, studenti e famiglie a contribuire alla costruzione di una scuola capace di contrastare la crisi educativa del Paese. Gli obiettivi dell'intervento di orientamento sono essenzialmente quelli di rafforzare il percorso di orientamento permanente dei singoli studenti, al fine di operare una scelta consapevole e ponderata che valorizzi potenzialità e talenti. Ecco, proprio in virtù di questa valorizzazione dei singoli talenti, riteniamo che il progetto classicamente possa ben diritto far parte dell'orientamento formativo permanente. E, infine, vorrei citare a conclusione un articolo apparso su Orizzonte Scuola a proposito della crisi del liceo classico, cui questo progetto è particolarmente rivolto, ma non solo. Sulla cui crisi si pronuncia in questo articolo il latinista Maurizio Bettini. Il declino del liceo classico, secondo lo studioso, è dovuto a una percezione cambiata dell'apprendimento del latino e del greco, un tempo visti come una solida base per gli studi avanzati, e propone di modernizzare la didattica, ad esempio, attraverso l'integrazione del teatro per rendere il liceo classico più allettante per gli studenti. Passo la parola a Grazia Treccani che dirà qualcosa sull'esperienza di collaborazione con i ragazzi americani di Spokane. Grazie. Si sente? A quanto pare sì. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Grazia Treccani, studentessa della classe 5 liceo classico dell'Istituto Francesco Gonzaga, Castiglione Stiviere, Mantova. Lo scorso anno la mia classe ed io abbiamo partecipato al progetto Classicamente, che è un progetto a cadenza annuale, che prevede la partecipazione di ogni ragazzo facente parte del triennio del liceo classico del nostro istituto. L'anno scorso abbiamo avuto anche la fortuna di fare un'esperienza con dei ragazzi oltreoceano, che è stata un'esperienza molto particolare, divertente anche, perché ci ha dato l'opportunità di conoscere e di parlare con dei ragazzi che provengono da dei contesti completamente differenti rispetto ai nostri, ma che hanno un'età molto vicina alla nostra.
Durante le varie prove dello spettacolo e le varie rappresentazioni, poiché la rappresentazione del Classicamente non è stata una tantum ma si è susseguita, sono state 3 rappresentazioni in diversi momenti, ci sono stati pochi momenti di interazione, ovviamente tutti quanti eravamo impegnati a tentare di non scordare le battute da dire, oppure i ragazzi del coro erano impegnati a ricordarsi perfettamente cosa dovevano cantare. Tuttavia abbiamo organizzato alcune pause, in primis una presentazione generale dove ciascun studente e insegnante da tutte e due le parti si è presentato parlando di sé, dicendo qualcosa. Ovviamente, come è noto a tutti, si parla e si chiacchiera meglio di fronte a qualcosa da mangiare. Ed è stato proprio durante una piccola merenda che noi ragazzi italiani abbiamo organizzato come pausa per tutti, visto che le prove si stavano rivelando essere parecchio impegnative, che abbiamo avuto l'opportunità di abbattere le ultime barriere di imbarazzo date anche dalla barriera linguistica, visto che l'inglese è una lingua che comporta comunque un gran lavoro, e abbiamo chiacchierato, abbiamo scherzato, abbiamo proprio parlato con questi ragazzi. L'esperienza si è conclusa con un pranzo in una pizzeria dove noi ragazzi italiani e americani abbiamo chiacchierato del più e del meno, parlando anche delle rispettive scuole, dei nostri percorsi di studio attuali ma anche futuri. L'esperienza quindi non è stata un'esperienza solamente divertente ma anche un'esperienza formativa. Grazie, grazie a tutti i ragazzi del Gonzaga. Creare legami è sempre estremamente importante. Creare legami, i ragazzi sono bravissimi. Ecco, vorremmo far vedere a tutti un video del backstage che fa vedere alcuni scorci divertenti della situazione. Perfetto, perfetto. Ecco, questo racconto del racconto è importante. Allora, direi che di diritto adesso la parola va a Jason Houston, che ringraziamo tantissimo di essere qui per testimonianza di un'amicizia che poi porta a queste ulteriori amicizie tra ragazzi, che si scoprono, va bene, e scoprono le affinità
e scoprono di poter lavorare insieme. Vederli lavorare insieme è un gusto davvero anche per noi docenti. Prego. Okay. Grazie Bruno, grazie a tutti. So di essere forse l'ultimo relatore, quindi in posizione abbastanza difficile anche per me, anche se anche che l'italiano non è la mia madrelingua, quindi chiedo scusa per alcuni errori che faccio con l'italiano. Ma mi emoziono di vedere questo video, perché come ha detto appena Bruno, questi momenti di creare un insieme fra ragazzi nostri americani che vengono qui a studiare, non qui a Firenze, per, a studiare per 4 mesi o 7 mesi, creare queste opportunità per loro di inserirsi nella cultura italiana com'è, non è facile, è molto difficile, particolarmente a Firenze, pieno zeppo di noi, cioè pieno zeppo di americani, quindi ho dovuto cercare altrove. E con questo legame di Gonzaga, cioè la nostra università gesuita cattolica di 10.000 studenti negli Stati Uniti, con la città natale di San Luigi, mi ha portato a cercare questa possibilità di trovare un aggancio a Castiglione di Stiviere, che è iniziato fra Comune e poi fra la Basilica di San Luigi. Ma non ci voleva neanche un anno per capire che la ricchezza, non faccio niente di politica, non era Comune, non era neanche la Chiesa, la ricchezza di questo rapporto era la scuola, il rapporto che ho stabilito, abbiamo stabilito con Bruno e l'Istituto Francesco Gonzaga. Qui avete sentito un po' di come abbiamo lavorato insieme attraverso questo progetto di Classicamente, ma ci sono state altre occasioni, ogni anno almeno uno, forse anche due, in cui io porto un gruppo sia di 50, di volte anche di 200 studenti americani a stare a Castiglione di Stiviere, o per un giorno o per vari giorni, che fornisce a me l'opportunità di seguire la pedagogia immersiva. Questa è la nostra strada alla Gonzaga in Florence per gli studenti che vengono dagli Stati Uniti, e farli vivere un'esperienza immersiva che anche ha da fare con gli studi che devono fare. E attraverso il progetto del Classicamente ed anche il rapporto con l'Istituto Francesco Gonzaga abbiamo trovato questo accordo, questa opportunità. E finisco, so perché dobbiamo finire, che quest'estate, questo settembre, ho portato un altro gruppo di 170 ragazzi a Castiglione per un giorno, e Bruno qui ha avuto un'idea. Ha detto: perché non chiediamo ai vostri studenti di portare un libro in inglese che possono offrire alla biblioteca della città? Perché io avevo chiesto varie volte come posso fare un contributo concreto alla città. Perché porto 200 ragazzi, voi fate tutto, ci accogliete con gran calore e poi andiamo via. Cosa possiamo fare di dare un contributo concreto a questo rapporto? E lui, essendo bibliotecario di cuore, anche io sono lavorato nella biblioteca Beinecke di Yale University per 5 anni, ha detto: portarci dei libri inglesi che possiamo dare alla biblioteca, di creare un fondo, una collezione di libri inglesi per i cittadini, studenti del comune, ma anche i ragazzi vostri, i miei ragazzi, portano questi libri e li spiegano ai studenti italiani in inglese, e poi gli studenti italiani dell'istituto, dentro la biblioteca, parlano in inglese di alcuni libri o testi italiani o anche serie TV, non deve essere un libro, in inglese con i nostri studenti. I miei studenti non possono parlare in inglese all'inizio del viaggio, neanche alla fine del viaggio, ma all'inizio proprio zero. Quindi fare tutto in inglese, dentro la biblioteca, questo momento di scambiare idea, di scambiare patrimoni, cioè patrimoni italiano di cultura. Non so che patrimoni abbiamo noi americani, ma portiamo qualcosa da voi anche. Quindi ideare la biblioteca come spazio di scambio, non in un modo tradizionale di stare zitto e leggere, ma di parlare,
di interagire fra studenti. Quindi io vedo questo rapporto andare avanti sempre con nuove idee, nuovi impulsi di come si può inserire i miei studenti nel contesto italiano, ma anche come possiamo contribuire in un modo concreto alla realtà dei vostri studenti, di questi studenti qui. Quindi grazie per l'invito, Bruno. Grazie a te, Jason. Grazie davvero, grazie di queste testimonianze. Avete visto quanto sono ricche tutte le testimonianze che nascono proprio dalle scuole, dalle biblioteche. Beh, io devo dire che è con una certa emozione che chiudo questo convegno, perché lo scorso anno, vedete, era l'inizio di un percorso segnato e si sapeva più o meno bene che cosa si doveva fare. Sapevamo di dover incontrare le persone, lo abbiamo detto, l'ha detto la mia preside, ma lo ribadisco io. E io concludo con due auguri. L'augurio che la rete, grazie alla formazione, sia riuscita a fare comunità. È una parola che abbiamo utilizzato più volte quest'oggi. E credo che questo sia estremamente importante. Il secondo augurio prende spunto da un testo di Tiziano Terzani. Io spero che la mia fine sia un inizio, cioè che questo momento conclusivo segni davvero un inizio di una fase molto più solida in cui realmente si riconosce alla biblioteca un ruolo e al bibliotecario un riconoscimento anche istituzionale. È con questo augurio che io vi saluto e vi ringrazio davvero di cuore. Grazie.